amici della Germanische Heilkunde, cari amici della verità e della giustizia, soprattutto cari amici dell'umanità, è mio il piacere oggi di introdurre questo importante evento che ci vede qui nel giorno del solstizio d'inverno come donne e uomini liberi e lieti di poter proiettare nel futuro la nostra visione di un'Italia, di un'Europa, soprattutto di una specie umana profondamente rigenerate. La nostra vuole essere una visione il più possibile lucida, ovviamente, intellettualmente onesta e diciamolo pure coraggiosa, soprattutto in questi tempi. È per questo che ci ispiriamo oggi qui al coraggio che fu dei nostri antenati, lo stesso coraggio che fu ad esempio di Leonida e di Arminio, quel coraggio che è stato più recentemente incarnato dal dottor Rieke Gerd Hamer, il quale, forse non a caso, recitava sia Omero che Ledda nella loro lingua originale. Dico questo giacché stiamo parlando di antichi greci e antichi germani. E il dottor Hamer sicuramente è il risultato di una perfetta fusione tra germanicità ed ellenicità, ed è fondendo in sé ellenicità e germanicità in modo unico ed irripetibile che anche la nostra penisola è fiorita nel corso di almeno due millenni, fino a diventare la perla di cultura, di arte, di scienza, di economia, insomma la perla di umanità che noi siamo qui oggi per proteggere da un pugno di, lasciatemi dire, borsaioli, i quali, rispondendo ad impulsi di natura parassitaria, non possono fare a meno davvero di arraffare quelle ricchezze che da soli non riescono a produrre per svenderle e trarne un vile vantaggio pecuniario. Io non a caso parlo di natura parassitaria, potremmo dire natura simbiotica, perché va rimarcato che tra Grecia e mondo germanico, e diciamo per la speciale posizione geografica che noi come italiani rivestiamo, la sana ed innata spinta a prosperare, quindi la sana e innata spinta a prosperare del nostro paese, finora ha sempre superato i fisiologici processi di caseificazione, li chiameremo così, che ciclicamente questo o quel gruppo di simbionti manigoldi attivano in maniera, diciamolo pure, contestualmente speciale, biologica e sensata. Non deve quindi sorprenderci che i tessuti vivi e proliferanti di una nazione in salute, cioè quindi che l'ingegno, le conoscenze, l'abilità, l'imprenditorialità e anche l'eroismo, perché abbiamo degli eroi ancora tra noi, non ci deve sorprendere che oggi si trovino coinvolti in una crisi epilettoide così intensa e allo stesso tempo anche funzionale, dove appunto i simbionti manigoldi giocano un ruolo maleodorante che tocca loro giocare. Quindi è in fondo grazie a questa dinamica che ci viene spiegata dal dottor Hamer che specialmente il nostro bel paese, che non si chiama così a caso, riesce da sempre a cristallizzare le sue qualità umane in veri e propri gioielli d'arte, di artigianato, di industria, eccetera. E allora ne consegue che il mio invito non è tanto ad opporsi a questa che possiamo interpretare come una fase di spurgo necessaria in fondo, quanto piuttosto a comprenderne l'eziologia e pertanto lasciare che questi agenti procarioti compiano la loro funzione e affinché scompaiano alla svelta, così come vuole proprio il principio bifasico dei programmi speciali biologici e sensati della natura. Allora, noi
sappiamo che nell'ottica della nuova medicina germanica, oggi germanische Heilkunde, il miglior approccio al trattamento di un programma speciale biologico e sensato della natura, che preveda l'intervento dei batteri, dei micobatteri, dei funghi, dei virus, se esistono, è quello di lasciare che una volta terminato il loro sporco lavoro, questi si autoeliminino. Ed è quello che stiamo aspettando tutti con grande impazienza. Questo non significa non fare nulla, al contrario, nelle fasi acute di demolizione dei tessuti in eccesso, in questo caso si tratta di quelle parti di tessuto già ampiamente necrotizzate a livello sociale, familiare, economico e politico, dicevo, nelle fasi acute di demolizione è più che mai opportuno mantenere salva la fiducia nell'assoluta benignità dell'intero processo evolutivo. Per i programmi SBS che riguardano l'individuo, il segreto dell'evoluzione risiede nella ontogenesi. Per i programmi che interessano l'evoluzione della specie, questo segreto risiede nella memoria filogenetica. Questo significa che in entrambi i casi il segreto della nostra evoluzione risiede nel DNA, dove si conserva profondamente la consapevolezza che nulla sfugge mai alle leggi di natura, per quanto certi esseri cui tocca l'ingrata parte dei nemici simbionti possono risultare fetidi, nauseabondi e in certi casi perfino pericolosi. Ma sappiamo dal dottor Hammer che un corpo in senso lato che non sia degenerato reagisce alle cosiddette infermità nel migliore dei modi, ottimizzando quelli che noi finora abbiamo chiamato processi di malattia, che alla fine, una volta che si sono compiuti, ci rendono più forti, più sani e più adatti all'ambiente in cui viviamo. Abbiamo pertanto un immenso vantaggio rispetto ai nostri apparenti, a questo punto, nemici simbionti. Abbiamo la germanische Heilkunde, che ci ha educati al riconoscimento della sensatezza dei processi governati sempre e soltanto da madre natura, a prescindere dai tentativi di alcuni, possiamo chiamarli apparenti sorcier, di piegare questi processi ad una volontà di diversa matrice. Per cui, cari amici, oggi ci ritroviamo uniti nella lotta non contro i simbionti, il che sarebbe in principio come ricorrere agli antibiotici o ai vaccini, no? Ma per i tessuti sani, il che significa sostenere, potenziare, nutrire questi tessuti per far sì che raggiungano la tanto agognata eutonia. Questo significa, come per le cosiddette malattie, rispondere ad un criterio bifasico universale prima ancora che ai sintomi di un processo speciale biologico sensato il cui fine è sempre l'evoluzione della specie. Possiamo pertanto considerare questo nostro TING come un tonico, un sostegno, un aiuto al complesso psiche, cervello, organo interessato da questa fase di un intenso programma evolutivo. Partiremo quindi col rendere omaggio ai nostri illustri, eroici, con specifici del passato e del presente, la cui vera storia spesso ci viene taciuta o, per me ancora peggio, raccontata in maniera distorta. Dopodiché passeremo al trattamento dei modelli auspicabili per il nostro futuro e per quello dei nostri simili, un futuro che ci attende alla fine di questo grande programma biologico, dove il termine biologico è inteso come orientato alla vita. Mi addentro adesso nell'anima di questa cosa germanica, il TING. Allora, TING, THING, DING, che dir si voglia, oltre a significare appunto cosa, lo sappiamo tutti,
nelle lingue germaniche, è il termine che indica un consesso di uomini liberi e di donne, naturalmente, ciò che nel modello ellenico potrebbe corrispondere a un consesso di cittadini, cioè a quegli abitanti consapevoli della polis. Ma presso gli antichi germani il ting veniva convocato allo scopo di considerare, trattare e, se possibile, naturalmente anche risolvere una o più questioni che riguardavano l'intera popolazione o parte di essa. E tra le principali caratteristiche dell'antico ting germanico vi era quella dell'assoluta parità tra i membri che lo componevano, dove ciascuno di loro poteva esprimere il proprio diritto di parola e di voto. Un'altra caratteristica del ting era quella per cui i suoi membri accorrevano da diverse parti della regione interessata dall'evento per raccogliersi in un punto particolare di un borgo o di un bosco. E allora eccoci qui in un borgo, effettivamente, e se le condizioni meteo ce lo consentiranno, più tardi ci sposteremo in un bosco, che è un punto germanicamente significativo. Qui renderemo omaggio a chi del ting, della tradizione germanica, ha saputo recuperare il rispetto per la diversità, per l'unicità, per la sovranità degli individui e dei popoli. Questi popoli che, a seconda delle aree geografiche ed umane in cui si radicano, maturano uno speciale, vivifico rapporto con la straordinaria varietà concepita da madre natura. Ovviamente sto dicendo che il nostro ting è dedicato al dottor Rieke Gerdamer, scienziato, medico e teologo frisone, che guarda caso aveva ascendenze anche italiane, più precisamente toscane, quindi non davvero lontano da noi. E allora lo scopo germanico qui è quello di individuare per i popoli dell'Europa uno stile di vita ispirato appunto alle leggi dettate da madre natura, un modello di convivenza fondato sul rispetto non solo dell'essere umano, ma di ciò che lo circonda, dalla terra fino al cielo, passando idealmente per il grande albero cosmico che nella mitologia germanica si chiama Yggdrasil e che ritroviamo stilizzato nella runa Mann, che si conosce come Algith o Algith, Algis, a seconda della lingua con cui lo si vuole pronunciare. Lo ritroviamo stilizzato all'interno del Kropkus, che è simbolo della germanische Heilkunde. Del mito germanico, della storia germanica, ci parlerà poi il nostro caro dottor Mattia Lualdi. Adesso permettetemi, poi finisco, permettetemi un'allegoria che riguarda proprio l'albero Yggdrasil, che mi sembra importante così condividere. Su Yggdrasil si regge l'universo e intorno a Yggdrasil ruota un vero e proprio ecosistema in cui, non so se ci risuona, il grande rettile strisciante o dragone viene ciclicamente, provvidenzialmente ricacciato nella sua tana, nella dimensione Ctonia, dalla quale ha spesso l'impudenza di uscire, non senza aver prima morso e avvelenato le radici dell'albero stesso che lo nutre, per andare a sfidare le forze superiori che lo governano e lo abitano. Allora, il mito vuole che il dragone sia eternamente sconfitto grazie alle sapienti beccate di un'aquila. È quindi nell'eterna lotta tra l'aquila, possiamo dire la ragione, no? E il dragone, l'impulso irrazionale, folle, che si mantiene l'equilibrio biologico di Yggdrasil, con tutta la meravigliosa varietà della sua popolazione, di cui fa parte anche il mondo degli uomini, ci fa notare il dottor Hammer nel suo statuto per l'Università di Sandefjord, da lui fondata in Norvegia nel 2009. Comunque, dell'aspetto che concerne la favolosa varietà delle specie viventi, intese come biodiversità, ci parlerà
la nostra cara dottoressa Marianna Guareschi. Allora, con questa premessa vi do il benvenuto a questo nostro primo Ting italiano, in cui ragioneremo sul futuro prossimo del vecchio continente, che è vero da alcuni anni afflitto da una psicosi collettiva, ma che ha anche l'aria di volersi dare una bella scrollata rinnovatrice, e quindi di così darsi una shakerata alle fronde con un movimento che trae forza dal fulcro del mondo dove affondano le radici di Yggdrasil, e quindi con queste le radici delle nostre culture europee. Del resto, se siamo qui oggi è perché penso che riteniamo che queste radici siano ancora abbastanza robuste per guidarci verso un futuro eutonico. E se trasponiamo per un attimo il movimento verticale di Yggdrasil su una linea del tempo orizzontale, riconosciamo immediatamente la dinamica bifasica con le sue fasi attiva e di recupero. E allora, quale migliore opportunità se non quella di accogliere questa fase altamente sintomatica per guardare al futuro, richiamando le eredità del nostro DNA, che è il nucleo centrale, il più antico e profondo del nostro essere individui e specie? Quale migliore occasione per ricordare che il nostro patrimonio genetico, ed è importante oggi sottolinearlo, conta su un passato fulgido, capace di guidarci verso un futuro che può essere ancora più splendente? Quale migliore sprone se non l'odierno violento attacco ai sacri codici di madre natura per unirci alla regina degli uccelli e aiutarla a riaccompagnare il dragone là da dove è venuto? Cito direttamente dal mito: sulla chioma di Yggdrasil vive un'aquila. Il suo battito di ali dà origine ai venti che soffiano nel mondo degli uomini. Ella sorveglia costantemente l'orizzonte per avvisare gli dèi del sopraggiungere dei loro nemici. Ecco, in questa movimentata epoca Yggdrasil ci ha dato un'aquila nella persona, nell'uomo, nello scienziato del dottor Hammer, che senza mai smettere di lanciare appelli, allarmi, moniti e addirittura anatemi agli dèi distratti e addormentati, ha tenuto testa alle forze dell'oscurità e dell'oscurantismo. Solo contro tutti, Einer gegen alle, come ci ricorda la sua autobiografia, il dottor Hammer, come Arminio e Leonida, ha saputo opporre con forza davvero sovrumana la sua incontrovertibile verità scientifica al fanatismo dogmatico. Allora il Ting è dedicato alla lotta del dottor Hammer per la logica, per la libertà, per la dignità dell'individuo e dei popoli che nell'archetipo Yggdrasil trovano riparo e dimora. Non a caso al dottor Hammer piaceva identificarsi con un albero, una quercia frisona, che lui diceva non teme le tempeste né i terremoti. Per cui noi oggi non temiamo le scosse con cui il grande albero cosmico si sta rigenerando, in realtà al contrario, vogliamo accettare il suo invito a rinnovarci insieme a lui. E se non temiamo le sue scosse è perché l'aquila Hammer ci ha lasciato un'eredità straordinaria, la germanische Heilkunde, che a partire dalle 5 leggi biologiche della natura ci indica la via per la libertà, per la salute, per la vita. E di questo ci parleranno gli amici esperti dell'applicazione delle 5 leggi biologiche, la dottoressa in medicina Maria Teresa Ilari e il fisioterapeuta il dottor Emanuele Mangano. Allora, se noi oggi non temiamo è perché grazie alla germanische Heilkunde noi sappiamo che il nostro Yggdrasil, psiche, cervello, organo cosmico, sta vivendo un'intensa crisi epilettoide dovuta ad una lunga fase di conflitto attivo, risoltasi probabilmente con il risveglio di quelle coscienze che sono ancora capaci di rispondere ai richiami dell'aquila che ci chiede di servire i sani principi dell'evoluzione. E allora accompagneremo anche questo programma cosmico
nella certezza che madre natura, tanto in un gatto quanto nella geografia dei pianeti, ci dice il dottor Hammer, punta sempre e soltanto verso l'eutonia. Molti di voi saranno stanchi di sentirmi ripetere che la germanicità della Germanische Heilkunde è il sigillo di garanzia delle cinque leggi biologiche. È quel principio tonico, l'abbiamo detto, che ne suggella la purezza e che ne garantisce la diversità rispetto a qualsiasi altro preteso sistema scientifico fondato in realtà sulle famose 5.000 o anche meno ipotesi, sulla superstizione, quando non addirittura sulla deliberata menzogna. Va da sé che un impianto scientifico invece fondato sulle leggi naturali può trovare efficace applicazione in un contesto sociale solo se quest'ultimo sia supportato da un sistema educativo e giuridico adeguato, e di questo vi parleranno rispettivamente la sottoscritta e il nostro avvocato Mauro Franchi. Per tornare al senso germanico del nostro Ting, non è un caso che il termine latino germano significhi letteralmente fratello, ed è proprio questo il cuore palpitante della nuova medicina germanica, appunto, di cui noi qui onoriamo il significato più profondo e vero, cioè quel mani e cuore caldi che il dottor Hammer ci chiede di incarnare ogni volta che ci avviciniamo ad un paziente che è prima di tutto nostro fratello e in quel momento ha bisogno di aiuto. Lascio dunque, la parola ai miei colleghi ed amici, sottolineando che tutti, ciascuno a suo modo, sono stati le aquile che con vista acuta hanno avvisato i loro fratelli e sorelle del risveglio del serpente drago, purtroppo spesso rimasti inascoltati. Tra poco quindi verranno esposti i vari modelli per i popoli dell'Europa futura. Io stessa interverrò tra una e l'altra esposizione di questi modelli, presentando brevissimamente gli oratori. A questo punto va detto che un'Italia, un'Europa fedeli a tali modelli potranno finalmente e anche orgogliosamente porsi da esempio per tutti i popoli del mondo che vorranno in seguito imitarle. A tal proposito c'è ancora una sorpresa, ha un valore aggiunto a questo primo Ting, che riguarda già la sua prossima edizione, dove troveremo a ragionare insieme a noi anche gli amici d'oltreoceano. Quindi, come graditissimo assaggio del nostro secondo Ting, che si terrà con tutta probabilità nel giorno del solstizio d'estate, quindi il 21 giugno 2022, ho il piacere di portarvi i saluti di tre, le possiamo chiamare powerful women, che guidano con grande energia il gruppo GHK Global, condividendo e diffondendo i principi qui trattati dall'East alla West Coast degli Stati Uniti fino all'Australia. Ciao, sono Andy Locke Mears e vivo in North Carolina, negli Stati Uniti. Sono una delle tre cofondatrici del gruppo americano GHK Global, che in origine si chiamava USAGNM. Siamo molto grati a Giovanna per darci l'opportunità di parlare e condividere i nostri pensieri in questa primissima riunione del Ting, in questo momento incredibile, così cruciale per il pianeta in cui viviamo. Ciao, sono Melissa Selle e vivo in California, Stati Uniti. Il nostro intento è quello di ispirare e portare i nostri colleghi ad elevare la salute e il benessere delle persone nelle loro comunità, grazie alla conoscenza della Germanische Heilkunde, conosciuta anche come nuova medicina germanica. Ciao, sono Nelly Barnett e vivo a Perth, Australia, e nel gruppo sono l'elemento più globale con cui abbiamo scritto il primo capitolo in un diverso continente. La nostra vision vuole guidare un movimento che porti le persone a trasformare il loro concetto di salute attraverso le cinque leggi biologiche scoperte dal dottor Hammer. Per noi è importante creare uno standard di eccellenza nell'insegnamento e nella pratica della germanica e soddisfare le richieste dei nostri membri che chiedono formazione e connessione con professionisti di orientamento affine e favorire così la salute delle nostre comunità grazie ad una maggiore conoscenza della Germanische Heilkunde. Il concetto di base è la libertà dalla paura della malattia.
Ci siamo ripromesse di adottare un approccio collaborativo e un atteggiamento inclusivo che permetta alla Germanische Heilkunde e alla scienza delle cinque leggi biologiche di avanzare. Consapevoli degli eventi mondiali di questi ultimi 2 anni, anche se in realtà potremmo dire degli ultimi 40, forse addirittura 2000 anni, condividiamo la visione di un mondo più giusto, che riconosce la sovranità individuale e che procede di pari passo con il ritmo della Terra e pertanto con i ritmi della nostra biologia. La nostra visione include il superamento dei particolarismi per individuare ed onorare gli obiettivi comuni su cui vale la pena concentrarsi. In ciascuno di noi c'è un innato buon senso biologico, come ha scoperto il dottor Hammer. Perciò immaginiamo un mondo in cui tutti conoscono e seguono le cinque leggi biologiche, un mondo in cui tutti noi siamo non solo autorizzati ma incoraggiati a vivere secondo il nostro innato buonsenso, sostenuti in questo dalle nostre realtà locali. Stiamo vivendo un momento decisivo in cui gli attuali sistemi di profitto sono destinati a fallire e a lasciare il posto a quello che sarà il prossimo passo dell'umanità, una nuova coscienza. E tutti noi abbiamo sottoscritto la nostra presenza qui per gridare al mondo intero: abbiamo trovato la verità e la verità vi renderà liberi dalla paura della malattia. Onoriamo Giovanna e tutte le ottime persone coinvolte nella nascita di questo Ting. Siamo al vostro fianco, siamo con voi, perché insieme possiamo fare la differenza che deve essere fatta. Thank you. Quindi, dopo questo prezioso contributo dottor Mer, entriamo nel vivo della cosa e io lascio quindi la parola al dottor Mattia Lualdi, che è fonte di ispirazione per tutte quelle persone che vogliono leggere dietro, dentro e soprattutto oltre la grottesca farsa di quella che a me piace chiamare l'ipnosi della città di Smeraldo, facendo un paragone con il mago di Oz. Quindi, con la competenza e l'eloquenza che gli sono proprie, Mattia ci aiuterà a toglierci gli occhiali verdi, parlandoci dei veri germani, il cui motto "meglio morti che schiavi" sta risuonando come un eco nelle piazze e nei cuori di milioni di persone. Benvenuto Mattia. Grazie. A te finalmente la parola. Grazie Avrai mille. Avrai trepidato dicendo: ma allora la finisce questa qua che tocca a me. Andiamo con l'ordine. Quante ore ho? Abbiamo una ventina di minuti. Argomento, penso. Allora, tutto è nato, innanzitutto buongiorno e grazie a tutti quanti, grazie dell'invito. Allora, tutto è nato con un confronto insieme a Giovanna legato alla figura di Arminio, nel senso che come spesso mi capita di chiedere, dico: ma hai sentito parlare di Arminio? Che da noi non è un personaggio importante, non è un personaggio così significativo come lo è invece in Germania, letteralmente, dove il nome Hermann è stato il nome per antonomasia da dare ai figli di chi credeva nella patria, nella libertà e quant'altro. E tanti anni fa, quando ho avuto modo di conoscere il dottor Hammer, all'epoca Nuova Medicina Germanica, nel 2006-2007, quello che mi aveva colpito maggiormente erano state le lettere che lui mandava. Lettere che sembravano lettere di un pazzo senza speranza, perché scriveva con il cuore a dei soggetti che, con un minimo di oggettività, sembravano dei predatori, dei pirati, non certo capi di Stato o capi religiosi o funzionari di ministeri della sanità e della salute. E lui scriveva veramente con il cuore in mano, rifacendosi a degli ideali sociali, economici, politici, esistenziali che sembrano veramente andati perduti. Che cosa è successo? Che quelle parole mi avevano molto colpito, e crescendo e aumentando, approfondendo lo studio di tutte le sue scoperte, di tutta la nuova medicina germanica, mi hanno portato a capire che l'elemento germanico era fondamentale, al punto che secondo me l'occultamento delle cinque leggi biologiche e della nuova medicina germanica e della Germanische Heilkunde sono molto più dovuti agli aspetti sociali, relazionali ed esistenziali piuttosto che a quelli biologici e di salute, perché se tu vivi con i principi di quello che il dottor Hammer chiamava il codice biologico che abbiamo nel nostro cervello,
non ti fa infinocchiare, come direbbe qualcuno, ma anzi sei molto più libero, sei molto più consapevole e sei molto più forte, perché manca il panico, quello che cessa di esistere il panico nella tua vita. Quello che noi stiamo vivendo, per chi ha gli occhi per poter vedere più che le orecchie per intendere, è che vengono utilizzate contro individui inermi le stesse identiche armi che potrebbero renderli liberi, cioè gli strumenti che potrebbero rendere ognuno di noi sano, libero, consapevole, forte, indipendente e in grado di costruire una realtà funzionale, biologicamente funzionale e concretamente in maniera produttiva libera, sono quelli con cui poi dopo li imprigionano, raccontandogli storie, storielle e dando prescrizioni errate. E quindi l'aspetto sociale, esistenziale del dottor Hammer è sempre stato quello che a me ha colpito di più, fino a farmi dire il vero problema è quello, non è la Bayer che si ritroverebbe con perdite di fatturato. 20 anni fa non andava di moda la Pfizer, andava molto più di moda la Bayer. Quindi che cosa succede? Che questo motto, meglio morti che schiavi, non è qualcosa di banale. Uno ci deve, lo deve capire, lo deve credere. Io vengo da una città che si trova all'interno di un cerchio, di una circonferenza, in cui tutte le altre città, a cominciare dalla più famosa che è Milano, finiscono o in Ano, come Milano, Legnano, Cassano, o in Ate, Gallarate, Linate, Carugate e così via, che sono suffissi longobardi. Ano è il suffisso che indica l'accampamento, Milano, Legnano, cioè il castello. Ate indica il terreno fertile, quindi le zone dove si coltivava bene. E il mio cognome, Lualdi, è cognome longobardo, di origine incerta, perché potrebbe essere un'indicazione per gli Aldi erano quelli che potevano liberarsi, erano i liberti dei romani concettualmente, piuttosto che invece gli Aloaldi o i Loaldi, cioè i leali di Re Adaloaldo, insomma i guerrieri di Re Adaloaldo. E quindi io da giovane, da ragazzino, avevo letto la storia dei Longobardi di Paolo Diacono e poi mi ero appassionato ai miti norreni, all'Edda, che appunto ovviamente Paolo Diacono metteva a fondamento della storia dei Longobardi. È divertente notare che i Longobardi avevano dovuto inventare anche una religione per vivere nella nostra penisola, perché avevano dovuto inventare il cosiddetto cristianesimo ariano, perché ovviamente i re dovevano andare a trattare col Papa, non potevi fare il re in Italia senza trattare con il Papa, ma poi ai sudditi dovevano spiegare che Gesù era Thor, il padre era Udino e la Madonna era Freya, perché sennò non la capivano questa storia della Trinità e della Santa Famiglia. Quindi, un po' come farsi il passo. Insomma, dovevano raccontarla, no? In qualche misura. Era marketing, il marketing nasce così, nell'Ottocento dopo Cristo con il cristianesimo ariano, dove ti racconto la storiella per farti accettare una necessità. Ma andando indietro nel tempo, andando all'epoca dei Romani, si trova un personaggio che appunto è Arminio, che era un comandante cerusco, per necessità in seguito all'occupazione dei territori germanici da parte, considerate che per i Romani la Germania, diciamo nel primo secolo avanti Cristo, quando hanno incominciato seriamente la conquista di quei territori, la Germania in realtà era dal Po alla Danimarca, perché per loro tutte le popolazioni che non erano romane e che venivano in qualche misura da quel ceppo. E quindi Giulio Cesare, lo sappiamo tutti, è andato in Gallia, successivamente incominciano a cercare di conquistare la Germania. Dico cercare di conquistare la Germania perché sono due secoli di lotte in realtà, fino a che nel primo decennio del primo secolo d.C. c'è questo personaggio Arminio, comandante cerusco, legionario romano insomma tra le legioni che avevano occupato la terra, quindi si era arruolato, lui era un soldato, per dare una vita degna a moglie, figli, fratello e parenti, fa il doppio gioco e poi tradisce miseramente e furbamente ovviamente i romani, li porta veramente, letteralmente li porta dentro a una gola, fino a portarli nella famosissima foresta di Teutoburgo, dove saltano fuori tutti gli altri guerrieri germani e c'è un massacro
Arminio praticamente l'aveva pensata bene, aveva capito che i germani non erano bravi, che i romani non erano bravi a combattere nelle foreste, non erano bravi a combattere. Lo stile di lotta dei romani prevedeva uno schieramento largo, invece se ti metto in colonna i romani non erano più bravi perché non sapevano gestire una battaglia messa in fila indiana e poi dopo sfociata in una foresta. E quindi Arminio gli fa prendere questo passaggio, fa prendere proprio il comandante romano delle legioni tutto questo passaggio, si ritrovano in una gola, vanno verso la foresta di Teutoburgo, e quello che aveva fatto Arminio, che nessuno prima aveva mai fatto, era stato riunire tutte le tribù germaniche. Le aveva riunite tutte quante a Teutoburgo, e lì scatta il tradimento per i romani, la vendetta per i germani, il riscatto per Arminio, che sconfigge. E da quel giorno i romani capiscono che in Germania non si vince, si vivacchia, si comanda, si danno ordini, si prendono tributi, si prendono schiavi, ma non si vince. Questa cosa è durata 2000 anni, perché va avanti tuttora. L'abbiamo visto con certe zone della Germania che hanno resistito a certe dinamiche, a certi individui. Quindi a me ha sempre affascinato capire non tanto Arminio, perché la storia si può leggere su internet, fortunatamente è una storia documentata dai romani stessi, quindi ci sono le fonti dell'epoca, le fonti successive, comunque dei romani che ci raccontano quello che è successo, quindi è abbastanza facile avere informazioni reali sulla vita di Arminio. Non abbiamo nulla di suo, non abbiamo nulla scritto da parte sua, quindi certe interpretazioni, certi romanzi, certe versioni che vogliono farci intendere la psicologia o le emozioni di Arminio sono assolutamente prive di qualsiasi prova oggettiva. Ma abbiamo Tacito, il cui motto era sine ira et studio, quindi senza rabbia e premeditazione, quindi voleva essere il più oggettivo possibile. Era un romano, era un cronista romano. Io spesso in maniera molto provocatoria lo definisco il Tony Capuozzo degli antichi romani. Tony Capuozzo, per chi non lo si ricorda, è quel giornalista che veniva mandato nelle aree peggiori del pianeta ogni volta che c'era una guerra. E Tacito era un po' così: quando c'era un posto che faceva schifo ai romani, mandavano lui per prendere nota di che cosa succedeva lì. E Tacito va e scrive alla Germania, cioè scrive un intero trattato che incomincia nella miglior tradizione con la spiegazione geografica, come ha fatto Giulio Cesare, che ci spiega come è fatta la Gallia, finisce con uno studio etnografico e quindi ci racconta quanti sono i popoli germani e cosa credono, come combattono, come mangiano, come fanno, qualsiasi cosa, ma nel mezzo mette qualcosa di strepitoso che nessun altro ha mai fatto, nemmeno i germani stessi, nemmeno i nazisti erano arrivati a pensare a una cosa del genere, cioè fa un'analisi sociale di come vivono i germani. E quando un individuo la legge, conoscendo le 5 leggi biologiche, conoscendo il codice nel nostro cervello, conoscendo la Germanische Heilkunde, dice: ah, ecco da dove viene. Viene da lì. Al di là del fatto che, passata l'elemento etnografico, Tacito parla direttamente di un canto. Quel canto che non sembra fatto di voci, ma sembra l'espressione di una suprema armonia di coraggio e di valore. Questo è il nemico che parla, non sono loro che si fanno belli. È il nemico che dice: quel canto che non sembra fatto di voci, ma sembra l'espressione di una suprema armonia di coraggio e di valore. E dopo il tuo lavoro, grazie al tuo lavoro, prima sulla musica alla luce delle 5 leggi biologiche, poi sulla musica composta dal dottor Ame, noi sappiamo quanto è fondamentale, importante l'aspetto della musica di My Student and Mansion, delle vibrazioni, dell'armonia e del canto nel mondo anche della nuova medicina germanica. È interessante che tu abbia citato il mondo ellenico, perché Tacito stesso ci dice che lì ci sono dei nomi in greco, ci dice che c'è un altare consacrato a Ulisse e ci parla di questo mondo omerico
presso i Germani, che un autore italiano, guarda caso, Felice Vinci, con un tomo ben ponderato e soprattutto molto documentato e comprovato, è arrivato a dimostrare, io mi sento di dire che ha dimostrato, che l'Iliade e l'Odissea sono frutto del mondo germanico, di quelle parti di popolazioni, di quelle tribù di popolazioni germaniche che dal nord sono andate prima verso est e poi verso sud, e quindi prima sono andati diciamo verso Praga per fare una battuta, e poi sono scesi verso Atene, hanno fatto le vacanze più a sud, e con dei riscontri interessantissimi. Siccome sarebbe troppo lungo parlarne, rimando al libro di Felice Vinci, che si intitola Omero nel Baltico, e che è qualcosa di strepitoso. È interessante notare come quando Tacito vuole screditare i Germani, alla luce di quello che noi sappiamo oggi, ne fa dei complimenti. Per esempio, quando dice: con antica rozzezza e semplicità si servono del baratto. Lui è disgustato dal fatto. Ci sono due cose che disgustano Tacito dei Germani: il fatto che non costruiscono città e amano vivere a ridosso delle foreste, ognuno con il proprio corso d'acqua. Lui ci tiene a sottolineare che ogni casa viene messa vicino a un corso d'acqua, e oggi chi si interessa a un minimo di discorsi legati magari al sovranismo, all'autodeterminazione, piuttosto che al cosiddetto survivalismo o alle comunità, sa quanto sia indispensabile l'acqua. E il secondo elemento era il baratto, per questi che non riusciamo, c'è una pagina in cui dice: non riusciamo a convincerli a usare l'oro, disperato che non riesce a convincere i Germani a utilizzare il denaro, perché non gli interessa. Loro hanno questo bisogno di vivere nella natura, a contatto con la natura, seguendo i cicli della natura. È interessante quando sottolinea quello di cui hanno bisogno loro, quello che gli interessa. I Germani si portavano donne e bambini in guerra, in battaglia, vicino alla battaglia, perché facevano il tifo, oppure li biasimavano, è come... come hai fatto tu prima, esatto, no, mi viene in mente un aneddoto, diciamo così, del mondo spartano, dove c'era questa madre che, per piangere il lutto del figlio morto in battaglia, si lamentava del fatto che l'altro figlio fosse ancora vivo, no? Perché per gli spartani di evidente discendenza germanica, morire in guerra era la cosa in assoluto più bella e più nobile. E, è interessante, per esempio, non lo so, prima parlavi del potere, di chi vuole, di chi crea abusi di potere. Beh, tra i Germani il potere dei capi non è né limitato né libero. Fondano la loro autorità sull'esempio piuttosto che sull'autorità, suscitando ammirazione se sono coraggiosi. Non usano né condannare a morte né porre in ceppi a nessuno, fuorché ai sacerdoti è permesso percuotere qualcuno. Poi cita le donne che vanno vicini, i bambini vicini ai combattenti: questi sono per ciascun soldato i testimoni più sacri, le cui lodi sono soprattutto ambite. Porgono le ferite da curare alle madri e alle mogli. Quindi questa visione collettiva comunitaria, non perché ci sia il bisogno, la necessità, ma proprio per questa parità, questa condivisione di ogni situazione. Nelle donne, infatti, i Germani vedono qualche cosa di santo e di profetico e non disprezzano i loro consigli né trascurano i loro responsi, come i Romani, che più o meno le consideravano tutte prostitute, tranne due o tre, insomma, a generazione. Poi c'è questo discorso del culto molto interessante, dove loro consacrano alle divinità boschi e selve, e danno il nome di Dio a quell'essenza misteriosa che solo un senso religioso fa loro intuire. Ed è questa la,
l'aspetto secondo me interessante, questa connessione con quello che c'è nella natura, vista come una fonte di insegnamento, che ovviamente per i romani, che invece vedevano il mondo al contrario, la natura come un problema da domare, da risolvere, era qualcosa di stranissimo. Visto che siamo a un Ting, io seguo la cronologia di Tacito, cioè gli argomenti di Tacito, piuttosto che un senso logico magari prestabilito, perché secondo me è bello anche come lui sviluppa gli argomenti, come li sedimenta, perché poi torna nella questione della comunicazione. Siamo a un Ting e quindi vediamo cosa facevano i germani. Intorno ai problemi di minore importanza decidono i capi, e questo ci sta, va bene, se no che capo sei. Le deliberazioni più gravi sono invece prese da tutti. Okay? Quindi il contrario, no? di come vediamo, di quello che vediamo oggi: ti costringo a un trattamento sanitario per il tuo bene, ma lo decido solo io. Dall'altra parte invece, se una questione è ridicola, te ne puoi occupare tu. Facciamo l'esatto contrario, i germani. Ed è interessante quello che dice Tacito, che ricordiamo li sta criticando: il fatto di essere liberi, è assodato anche per il nemico, il fatto di essere liberi crea ad essi lo svantaggio di non adunarsi mai tutti insieme, come dietro un comando, ma perdono 2 o 3 giorni per aspettare che arrivino tutti. Quindi, tempo perso per un romano che è abituato, insomma, non arrivi in orario, ti frusto. Quindi c'è questa, ci sono queste dinamiche affascinantissime. Noi romani, poi ecco, torna costantemente a parlare del denaro, perché per loro è proprio fondamentale, no? Cioè, noi cerchiamo di, ma notate, ammaestrarli ad accettare il denaro, ok? Quindi pecuniam accipere docuimus, cioè li insegniamo, li addestriamo, se fossero degli animali, ad accettare il denaro, e non lo vogliono accettare. Tutti sanno che le popolazioni della Germania non abitano alcuna città, non tollerano nemmeno che le case siano contigue, dimorano in luoghi isolati, dove hanno trovato una fonte, un campo o un bosco. Non costruiscono i nostri villaggi con case come i nostri, che hanno le case congiunte. Ciascuno invece circonda la sua casa di uno spazio vuoto. Questo per loro era la norma, per Tacito era qualcosa di incredibile. Si parlava di codice biologico. Vabbè, a parte il forte senso di sacralità del matrimonio, un solo uomo, come hanno in sorte un solo corpo. Si parla di codice biologico, vediamo i bambini. Ciascun bambino è allattato dalla propria madre e non è mai affidato né a balie né ad ancelle, come invece era la norma presso i romani. Non potresti distinguere dal servo il padrone per alcuna particolare raffinatezza. L'uno e l'altro crescono fra gli stessi armenti, sullo stesso terreno, finché l'età separa i liberi e il valore li mette in evidenza. È qualcosa di stranissimo per loro. Per esempio, i figli, sempre nell'aspetto societario, i figli della sorella sono tenuti dallo zio nella stessa considerazione in cui sono tenuti dal padre, al punto che se dovevano chiedere un riscatto rapivano le nipoti più che i figli. Ok? Non avevano, senza che ci sia costume di far testamento, cioè non avevano problemi economici, societari di questo tipo. E poi, vabbè, quello che ritorna letteralmente nell'Edda, voi considerate che l'Edda, così come la conosciamo noi, ha un millennio più della Germania di Tacito, per cui l'Edda che noi possediamo oggigiorno è stata sedimentata e il primo manoscritto che abbiamo è dell'anno 1000, quindi noi abbiamo qualcosa che sicuramente si è portato avanti nel corso di molto tempo, ma ritroviamo delle frasi che sembrano copiate dalla Germania,
che molto probabilmente invece hanno semplicemente la stessa fonte comune. Quanto più numerosi sono i parenti, quanto maggiore è il numero degli affini, tanto più onorati sono i vecchi. Quindi questa è proprio l'idea del clan, che torna identico nell'Edda. È dovere assoluto considerare come proprie tanto le inimicizie quanto le amicizie del padre. Nell'Edda c'è scritto: uno deve essere amico degli amici del suo amico e nemico dei nemici del suo amico, che sembra uno scioglilingua matematico, ma è per come era la comunicazione dell'epoca. Come nell'Odissea, identico a Omero, Iliade, Odissea, che si vede di più nell'Odissea perché l'Iliade è più che altro guerra, per essi è impietà escludere una persona dalla propria casa. Ciascuno accoglie l'ospite con tavola imbandita, secondo le sue possibilità. Quando sono venute a meno le vettovaglie, colui che appunto ha offerto l'ospitalità indica una nuova casa. Quindi non c'è più niente da dare, andiamo a casa di un altro. e vanno insieme. Sentite, questa è probabilmente la parte più interessante. Questa gente, né sagace né scaltra, apre ancora i segreti del suo intimo nella licenza dei sollazzi, cioè quindi, quando si divertono si dicono la verità, per un romano è una follia, no? Ne deriva perciò che il loro pensiero si rivela nella piena chiarezza della sincerità. Il giorno dopo la questione è ripresa e così esce salvo il vantaggio dell'uno e dell'altro momento. Sentite, questa è incredibile. Trattano di una cosa quando non sono in condizioni di dissimulare, la decidono quando non possono più commettere errori. L'idea del tempo: mi prendo del tempo in amicizia davanti a un bicchiere di birra, più che di vino per i germani dell'epoca, per parlare con sincerità. E poi invece, quando serve decidere, lo faccio quando sono in grado di farlo, perché sono lucido. Ciascuno governa la sua casa e la sua famiglia. Per noi queste sono aspirazioni, sono obiettivi. Per loro era la norma, al punto che Tacito ne parla in maniera oggettiva, perché reputa di doverlo dire a tutti, perché lui vuole essere ricordato come un grande cronista. Prestar denaro e accrescerne il frutto fino a praticare l'usura è ignoto presso i germani, e perciò se ne astengono più che se fosse vietato. Cioè, per loro non è vietato prestare soldi a usura, è ignoto, non gliene frega niente, non gli può interessare, non hanno di questi problemi. Questo secondo me ci fa capire perché il mondo germanico, non inteso come come mondo storico da mitizzare come un'epoca d'oro a cui ritornare come se fosse chissà che paradiso in terra perduto, ma come mondo dentro di noi, come codice dentro di noi, esistenziale, biologico, filosofico, mentale, nel senso decisionale, per vedere il mondo. Perché quando si vive tra i prepotenti è falso credere di poter stare in pace. Prepotenti erano i romani all'epoca. Si celebrarono sui germani dei trionfi più che delle vittorie. Lo ammette, lui finisce e dice: noi non abbiamo mai vinto, abbiamo trionfato qualche volta. E quindi c'è questa visione di un mondo germanico da parte di quello che voleva essere il più oggettivo possibile, che ne voleva parlare anche male e dire quanto erano bravi i romani, in cui alla fine dice: no, ma io voglio questa cosa qua, io voglio essere questo. E la realtà dei fatti è che noi siamo quello, noi siamo i discendenti di questo mondo, che ci piaccia oppure no, solo che dobbiamo fare una cosa che è stata detta qualche tempo fa da un grandioso, clamoroso germano, che in realtà era tedesco, quindi lo era di nome e di fatto, che era Goethe. Ricordo che quando Nietzsche ha concepito il concetto dell'Übermensch, aveva in mente Goethe, non aveva in mente un guerriero, non aveva in mente Arminio
o ave mente Goethe, che dice nella poesia Prometeo, in cui se la prende con, in cui Prometeo se la prende contro Giove, dice: qui resto, foggio uomini a immagine mia, una razza a me simile, che soffra, pianga, goda e si rallegri, e di te non si curi. Ed è questo secondo me il punto, cioè di ricominciare a vivere in questa modalità, con questo principio, non perché ce ne freghiamo del mondo circostante, ma perché ci curiamo di un mondo che sta guarendo. Spesso ricordo quando qualcuno mi dice: ah, il medico mi ha guarito. No, il medico ti ha curato, verbo transitivo, il tuo corpo è guarito, verbo intransitivo. Medicus curat, natura sana, qualcosa del genere, io non ho fatto latino comunque. E questo è, grazie. Grazie a te Mattia, io starei ad ascoltarti per secoli. Ho solo letto Taci. Davvero, grazie. Beh, insomma, grazie. Letto in una certa ottica, chiaramente chiarificatrice. Allora, a questo punto io mi accerto che stiamo registrando, sì? Ringraziando davvero Mattia per questo bellissimo intervento chiarificatore. I miei occhiali verdi erano già sulla punta del naso e sono per terra. Passiamo quindi all'esposizione dei vari modelli. Dopo questa introduzione iniziamo con il modello terapeutico, con il contributo della dottoressa in medicina Maria Teresa Ilari, che ci ha fatto l'onore di essere con noi e che avrebbe dovuto raggiungerci dal Nicaragua. E lei adesso si trova in Spagna, ma insomma per una serie di eventi che adesso vi dirò non è potuta essere con noi fisicamente. Maria Teresa appunto vive in Nicaragua, lei è catalana, vive in Nicaragua, dove si occupa con abilità e con successo non solo della terapia secondo la Germanische Heilkunde, ma anche del suo riconoscimento a livello istituzionale. Ricordo e sottolineo, rimarco, che è grazie alla dottoressa Ilari che abbiamo il miracolo della legge 774, cioè l'introduzione della nuova medicina germanica nell'elenco delle terapie liberamente eleggibili da parte dei cittadini. E allora, benvenuta Maria Teresa, muchas gracias por ser aquí, anche virtualmente. Che lastima che non puedas che non puedas ser aquí con nosotros fisicamente, che non hayas podido viajar, perché in principio deberías estar aquí. Ya tenías tu boleto. Ya teníamos aquí preparado tu menú vegetariano, pero bueno, unos días antes de salir del fondo de Yggdrasil subieron nuevas genialidades, ¿no? Al decidir que no es posible ingresar al país debido a un virus peligrosísimo, ¿no? Y en fin, no vamos a perder tiempo con las tonterías de los simbiontes. Ojalá tendremos la oportunidad de reunirnos en el día del solsticio de verano. Y muchas gracias entonces por participar hoy de remoto y darnos una ponencia sobre tu visión, y tu visión que viene de una larga experiencia como médico, como doctora, una visión que viene de la brillante mujer que tú eres. Muchas gracias, te escuchamos, a ti la palabra. Muchas gracias. Grazie mille. Per prima cosa, congratulazioni, perché questo evento per me era molto importante, in quanto è un modo di creare le basi per una nuova società e per una nuova umanità che sta già germinando. Per cominciare voglio ringraziare i miei maestri della Germanische Heilkunde, Ciaro Rube,
che riposi in pace, il dottor Vicente Herrera, che ha tenuto corsi anche in Nicaragua, ma ora vive, diciamo, più ritirato rispetto alla medicina ufficiale, per colpa, tra virgolette, della Germanische Heilkunde. E il dottor Luis Felipe Espinosa, che è un giovane medico messicano e che pure ha tenuto vari corsi in Nicaragua. Loro sono stati miei maestri, soprattutto i Thiero Rube, e inoltre una parte di ciò di cui parlerò oggi l'ho condivisa con la dottoressa Leonor Gallardo, che è anch'essa discepola della Germanische Heilkunde e promotrice e divulgatrice di questo grande sapere. Leonor attualmente è segretaria della Facoltà di Medicina della Università Nazionale Autonoma del Nicaragua, a Managua, e tra poco spiegherò i risultati che ha ottenuto a livello accademico con l'introduzione della Germanische Heilkunde. Allora va detto che in Nicaragua conta su una forte tradizione di medicina indigena e negli ultimi decenni anche di medicina alternativa. Con tali presupposti, trattandosi di un governo rivoluzionario, nell'anno 2010 si è creata, si è approvata la legge di medicina tradizionale indigena, che è co-ufficiale insieme alla medicina occidentale nelle aree indigene del paese. E poi si sono discusse, si sono elaborate e si sono proposte, a partire dalle basi della società, cioè dalla gente comune, tutte le sezioni della legge 774, che in seguito sarebbe stata denominata di medicina naturale, terapie complementari e prodotti naturali del Nicaragua. Questa legge è stata discussa a partire dal basso, soprattutto da persone che praticavano la medicina alternativa, e le università in cui si insegnava o tuttora si insegna la medicina naturopatica e i produttori di prodotti naturali, scusate la ridondanza, e di fitoterapici. Quindi questa legge, che è stata elaborata appunto dal basso, fu presentata all'Assemblea legislativa, dove una commissione bipartitica, quindi con rappresentanti del popolo, con una parte dell'organo legislativo e con i deputati, l'ha perfezionata, redatta e infine approvata. Io in particolare ho questo merito di aver introdotto la nuova medicina germanica, così recita la legge, e l'acqua di mare come trattamento coadiuvante, che si definisce come talassoterapia o terapia con gli oceani, no? La legge comprende una serie di 30-40 differenti definizioni di medicine alternative, per cui questi sono i nomi che portano, e nel nostro caso, nuova medicina germanica. Questa legge fu approvata nel 2011 e fu pubblicata in Gazzetta, quindi la nuova medicina germanica, con questo nome, in Nicaragua è ufficiale, o meglio, diciamo che è legale. Nel corso di questi anni ho ottenuto di introdurre nella legge l'acqua di mare, che è ufficiale in quanto il Nicaragua conta qualcosa come 188 cliniche di medicina naturale. Lì l'assistenza medica di base è gratuita, così come l'assistenza medica per mezzo delle medicine e terapie alternative, quindi l'acqua di mare è attualmente un programma ufficiale. Io ho tentato molte volte a livello di alte cariche del governo di fare in modo che i medici e gli infermieri del Ministero della Salute pratichino e imparino la nuova medicina germanica. Abbiamo offerto borse di studio universitarie per l'apprendimento delle 5 leggi biologiche, quindi delle basi della Germanische Heilkunde, però questo non si è ancora ottenuto. Lo stiamo ottenendo adesso con la medicina ayurvedica, però con la nuova medicina non so perché non ce l'abbiamo ancora fatta.
Spero che prima di morire la si riesca a introdurre come medicina ufficiale, perché in realtà esistono presso il Ministero della Salute medici e infermieri che la conoscono e hanno fatto corsi, ma a livello individuale. Bene, sta di fatto che la nuova medicina germanica in Nicaragua è legale. E in questo senso credo che sia l'unico paese al mondo. Ora, grazie alla dottoressa Leonor Gagliardo, con il suo incarico accademico di segretaria della Facoltà di Medicina della UNAN, Università Nazionale Autonoma del Nicaragua, che ha più di 5.000 studenti laureandi e laureati, quindi un'università e una facoltà molto importante, che forma la maggior parte dei medici del paese, ecco, lì sono stati tenuti circa 10-11 corsi di Germanische Heilkunde, anche se organizzati a livello di facoltà di medicina, non ancora a livello di curriculum accademici. Ma in ogni caso si offrirono e si organizzarono questi corsi nell'università, dove partecipavano persone da molti paesi dell'America Latina e dal Nicaragua, diciamo 50-50, una metà stranieri che iniziavano a conoscere la nuova medicina germanica in questi corsi tenuti in Nicaragua. E da Itziar, per esempio, Luis Felipe e Vicente Herrera, e l'altra metà nicaraguensi. Ma in generale si sono formate più di 300 persone, per esempio Leonore ed io abbiamo formato più di 500 persone in Spagna e abbiamo portato la nuova medicina anche in altri paesi, come Argentina e Cile, io in particolare in Costa Rica. In Messico è già molto conosciuta, perché anche lì ho tenuto molti corsi. Comunque adesso, e questa è una notizia inedita, la dottoressa Leonor Gagliardo ha ottenuto di introdurre la nuova medicina germanica, perché questa è la definizione che si trova nella legge. Sì, Leonor è conscia della definizione germanische Heilkunde, infatti con questa noi la divulghiamo. Comunque ha ottenuto a livello ha ottenuto di introdurre la nuova medicina a livello di opzione scelta, cioè di materia che gli alunni della facoltà di medicina possono scegliere come opzione nel loro corso di studi. Ed è una materia che tutti gli studenti della UNAN, cioè gli studenti da qualsiasi indirizzo di laurea dell'università, che ha decine di migliaia di iscritti in quanto è l'università pubblica gratuita e ufficiale del paese, e possono scegliere la germanica come materia di studio. Inoltre la dottoressa Gagliardo ha in mente di sviluppare il corso di laurea in nuova medicina. Per il momento ha ottenuto come implementazione parallela al corso di laurea in medicina ufficiale l'indirizzo di Ayurveda. Con la germanica non si è ancora ottenuto, ma già questi, insomma, sono piccoli passi, no? Piccoli risultati. A livello personale, all'inizio devo dire che facevo molta fatica, perché io sono medico internista con specializzazione in medicina interna e dovevo cambiare tutto quello che avevo imparato, al di là del fatto che ero già omeopata e praticavo la terapia florale, quindi avevo la mente, diciamo, un po' più aperta, però diciamo che rivedere la pratica medica in base a tutto ciò che stavo imparando con la nuova medicina germanica non è stato facile. Dovevo continuamente consultare le tabelle del dottor Hammer e abbiamo visitato pazienti con il Ciaro Rube quando lei veniva in Nicaragua e ancora in seguito con la dottoressa Leonor Gagliardo abbiamo continuato a ricevere pazienti e attualmente non solo pazienti nicaraguensi. Lei è molto occupata, ma è davvero geniale, molto brava a trovare la DHS e anche a trattare quelle DHS che tendono a restare a livello dell'inconscio, no? In quanto spesso la persona non è conscia. Ovviamente nel corso dell'anamnesi vogliamo arrivare a toccare questa situazione traumatica affinché affiori, affinché la persona se ne renda conto. Perciò cerchiamo di fare in modo che prima del consulto il paziente abbia assistito a congressi o seminari, che abbia almeno letto libri semplici, diciamo, sulla nuova medicina germanica, perché capisca il nuovo paradigma. Se il paziente non l'ha fatto, allora gli spieghiamo in circa mezz'ora di cosa si tratta e poi
A partire dalla ragione per cui ci chiede un consulto, cerchiamo di trovare la DHS, cosa che non è sempre facile, ma appunto Leonor è davvero acuta in questo senso. Lei è piuttosto tenace, mentre io sono più impaziente. Ma dato che i miei video si trovano ovunque in internet, la gente cerca me, anche se io non faccio consulenza online né a distanza, perché dal punto di vista della nuova medicina non lo considero corretto. Bisogna avere la persona di fronte, guardarla negli occhi, approfondire l'approccio psichico, i suoi traumi, e questo non è possibile farlo online, no? Quindi ci sono molte persone che vengono da altri paesi, si tratta soprattutto di persone con cancro o che soffrono di insufficienza renale cronica, che mi cercano per l'acqua di mare, ma io inseguito di coloro che l'acqua di mare non cura, aiuta le cellule e gli organi a funzionare meglio, ma la cura va cercata dal punto di vista della germanische Heilkunde. Allora invio loro libri digitali con informazioni semplici e perché studino e sappiano di cosa si tratta. Alcuni vengono per chiedere consulto fino in Nicaragua e la maggior parte di questi cerco di riceverli con la dottoressa Leonor Gagliardo in università, perché lei lavora lì, quindi l'approccio non è facile. Voi sapete che si tratta di consulti da 2 ore minimo, a volte anche 3. Bene, per prima cosa devono capire che non si tratta di una terapia, perché tutti cercano una terapia miracolosa che viene da fuori, mentre ciascuna persona deve capire che la cura viene da dentro, da un cambio innanzitutto della comprensione della malattia e poi da un cambiamento che solo il soggetto può operare in se stesso, nella sua attitudine, per poter risolvere una determinata situazione vissuta come traumatica, nel caso in cui questa debba essere risolta, perché ci spiega il dottor Hammer nella sua opera che esistono casi di lunga evoluzione di conflitto che è meglio non risolvere, tipo conflitti di territorio e sessuali di lunga durata. Ma nel caso in cui vogliamo arrivare ad una soluzione del conflitto, allora accompagniamo per mano il paziente, dicendogli proprio: noi ti teniamo per mano. Ma l'unico che può risolvere il conflitto e cambiare la tua vita sei tu. Allora ci concentriamo su questo, diamo dei suggerimenti e... Ovvio che in caso di dolore o sintomi acuti nella clinica Santo Domingo, dove io lavoro con altri medici, di cui la maggior parte hanno fatto corsi di nuova medicina germanica, ma magari non hanno molta esperienza, però praticano terapie alternative per il dolore, per esempio abbiamo l'ozonoterapia, la terapia neurale, l'agopuntura, la moxibustione. Io personalmente mi occupo di terapia florale, che aiuta molto dal punto di vista emozionale, che accompagna il conflitto biologico. E poi, vabbè, c'è il Reiki e ci sono anche altre terapie più rapide, diciamo, che possono aiutare effettivamente nel controllo del dolore. Ci sono state persone, ad esempio, con le cosiddette metastasi, a cui abbiamo spiegato che le metastasi non esistono, ma che si tratta del sopraggiungere di conflitti di svalutazione che riguardano le ossa e che questo comporta a volte molto dolore e che non è facile per la persona sopportarlo. In questo senso, in questi anni, abbiamo avuto esperienza di pazienti che avevano sì optato per la nuova medicina germanica e alla fine sono passati alla chemioterapia per impazienza, perché non riuscivano a tollerare il dolore o a causa delle pressioni da parte dei familiari. Quindi io consiglio sempre anche ai familiari di informarsi su ciò che è la nuova medicina germanica, così che possano accompagnare il paziente nella sua decisione, ma è piuttosto difficile quando c'è tutta la famiglia contro, o i figli, o il partner, o tutti i fratelli, insomma tutta la famiglia. E va notato che in questi paesi la famiglia conta molto di più che nei paesi europei. E quindi premono per la chemioterapia e alla fine, se c'è dolore o vedono che il processo va per le lunghe a causa di ricadute, in presenza di minare conflittuali dovuti all'incapacità di risolvere,
Ecco, allora cedono e sappiamo qual è la prognosi con la chemioterapia. Lo sappiamo anche sulla base di questo studio compiuto da tre oncologi australiani e pubblicato nel 2004, che è una meta-analisi comparativa tra Stati Uniti e Australia a livello di risposta e sopravvivenza nei 5 anni successivi alla chemio. E si badi che è uno studio oncologico pubblicato in una rivista di clinica oncologica. Insomma, questo studio dimostra che nei 5 anni la sopravvivenza alla chemio era del 2,1% negli Stati Uniti e del 2,3% in Australia. E allora a una persona che non ha iniziato con la chemioterapia, noi diciamo: è la chemioterapia che uccide, non il cancro. È anche la morfina che uccide, non il cancro. Gli avvisiamo. D'altra parte, se già stanno facendo la chemioterapia o sono sotto morfina, cerchiamo di fare in modo che la sospendano, senza citare le statistiche di sopravvivenza, per non creare un effetto nocivo sul paziente, per non influenzarlo negativamente, perché non pensi che morirà dal momento che lo studio dice questo. Però prima sì, lo diciamo, proprio per cercare di convincere la persona scientificamente, del tipo: guarda che lo dice la scienza ufficiale, lo dicono gli stessi oncologi. Io credo che questo studio non si trovi più nel web, perché va contro gli interessi farmaceutici, ma io ce l'ho. Perché è stato pubblicato in una rivista oncologica. Per cui ci sono dei casi che non sono semplici. C'erano alcuni pazienti, questo lo dico per spiegare la difficoltà, alcuni pazienti che erano totalmente dipendenti da noi. E questo è fatale, perché ciò che è fondamentale comprendere è la responsabilità sul proprio corpo, sulla propria cura, da cui l'opera del dottor Hammer dedicata ai pazienti, a chi chiede consulto, ai malati, tra virgolette, insomma a coloro che si trovano in un programma SBS. Per esempio, abbiamo avuto un paziente che creò un gruppo WhatsApp in cui c'eravamo io, sua moglie e la dottoressa Gagliardo. Quindi ogni giorno ci ragguagliava sul suo cancro del retto, ogni giorno ci chiedeva consiglio, ci diceva: ho defecato sangue, mi fa molto male. Ogni giorno era connesso con noi e noi, diciamo molto generosamente, gli dedicavamo tutto il tempo necessario, oltre a riceverlo fisicamente ogni settimana. Ma poi Leonore e io abbiamo dovuto partire per il Cile, precisamente per tenere un corso di nuova medicina germanica, e lui si è sentito abbandonato, non è riuscito a capire che il potere di guarigione dipendeva da lui. Quindi c'è stato un momento in cui ha sanguinato abbastanza e allora gli abbiamo suggerito: va bene, se sanguini molto vai all'ospedale per vedere se hai bisogno magari di una trasfusione. Ma quando vanno all'ospedale si trovano intrappolati. E quindi è caduto in trappola, lo hanno convinto a sottoporsi a chemioterapia. In effetti lui aveva avuto fastidio per molto tempo e anche dolore, sanguinamento, ma era vivo, vegeto e stava benissimo. Ma quando è entrato in ospedale ha attivato contestualmente una costellazione aggressiva e l'abbiamo notato subito. Devo avere ancora i messaggi che ci mandava. E quindi da una parte avevamo il carcinoma del retto e dall'altra, diciamo, contrarietà nel territorio. Quindi subito dall'essere molto rispettoso si è trasformato in un essere aggressivo, sia contro di noi che contro la nuova medicina germanica, contro tutto. E questo è iniziato nel momento in cui si è attivato il conflitto nell'altro emisfero cerebrale, nella corteccia. Per cui ha finito per morire, ha avuto un infarto probabilmente dovuto a qualche componente della chemio. E peccato, perché era una persona giovane, poco tempo fa ho ricevuto suo fratello per un consulto e vabbè, anche lui è costellato, è alcolizzato, eccetera. Quindi sì, ci sono dei casi non facili, ad esempio quelli di cancro della mammella. Abbiamo visto alcuni casi di cancro al seno davvero impressionanti, perché quando inizia la caseificazione che versa all'esterno, la mammella si apre. E abbiamo avuto un caso che sembrava lebbra, ma in realtà era un grande melanoma. Il torace era completamente aperto con pus fetido e dal momento che la paziente veniva in clinica per le cure, il fettore si sentiva a diverse camere di distanza. Tutti questi casi sono molto complessi perché non sono più operabili.
ya no son operables. Tenemos un cirujano Abbiamo un chirurgo plastico in Nicaragua che opera il cancro al seno e infatti ha operato una signora. Lui è un chirurgo privato perché la medicina ufficiale, diciamo pubblica, ti mette ancora in chemioterapia. E quindi questo chirurgo plastico, che è stato decano della facoltà di medicina, ha fatto corsi di nuova medicina germanica ed è un nostro alleato, diciamo, ma opera privatamente. La sanità pubblica in Nicaragua è gratuita, ma lui opera privatamente. Per cui i casi che in Nicaragua potrebbero risolversi con un'operazione chirurgica senza chemio né radioterapia, quelli che sono, diciamo, brutti da vedere, alla fine non possono accedere al servizio privato. Però, dicevo, lui ha operato una signora che veniva dal Portogallo, un'altra da Miami e un paio di altre signore dalla Spagna. Ovviamente noi cerchiamo alleati nel Ministero della Salute, offriamo borse di studio ai chirurghi affinché possano collaborare senza chemioterapia, ma non abbiamo ancora stabilito un ponte in questo senso. Ma davvero ci sono casi difficili e sono difficili da accompagnare perché la persona si scoraggia molto a causa del cattivo odore della caseificazione, con tutta la mammella ulcerata che dà dolore, che puzza. E diciamo che questa signora che aveva il torace pieno di pus e di caseum e di ulcerazioni è stata effettivamente un caso grave. Lei era molto forte psichicamente e già stava meglio perché con l'acqua di mare e altri metodi di cura stava iniziando a cicatrizzare poco a poco, ma ad un certo punto ha avuto una convulsione per cui è andata a finire in ospedale e lì credo è morta. Non so che cosa le abbiano dato, non so cosa sia successo veramente, perché stava bene, al di là che la situazione era molto brutta alla vista e anche maleodorante, ma psichicamente era forte, aveva molta fiducia, infatti stava procedendo molto bene. E quindi la Germanische Heilkunde è appassionante, ma non è affatto facile. Così come non è facile assistere a certi pazienti, ad esempio i pazienti con cosiddette metastasi nella colonna vertebrale, vivono fasi di intenso dolore, perciò si scoraggiano e non ce la fanno, e quindi è molto difficile mantenerli positivi. Comunque credo che il mio tempo sia scaduto e non so, ringrazio molto per l'onore di poter partecipare a questo Ting così importante per il mondo intero. Io sto aspettando che Giovanna dia il via libera per condividerlo con tutti i miei contatti. Il problema è che se gli succede come a me, ecco, diciamo che io faccio molta fatica con l'italiano, questo nonostante parli francese, portoghese, inglese e tedesco, ma l'italiano mi risulta ostico, nel senso che faccio fatica a mantenere il filo di ciò che state spiegando e che deve essere interessantissimo. Per cui aspettiamo di avere la traduzione in spagnolo, dopodiché lo divulgherò alle migliaia dei miei contatti che sono molto interessati alla nuova medicina germanica. Sarà un piacere promuovere questi nuovi paradigmi per l'umanità, perché altrimenti andrà a finire che queste elite avranno la meglio sull'umanità che ci resta. Grazie a te, Maria Teresa. Ha sido un gusto, un placer y un honor para nosotros escucharte. Y ya te digo, aunque tú no entiendas el italiano, estás completamente en línea con lo que estamos diciendo. Y por supuesto tu ponencia nos hace pensar una vez más, he invertido la pronuncia, nos confirma lo que también Mattia nos ha dicho, que la perspectiva de la germánica en el sentido de la manada que nos protege de la presión que viene desde fuera es tan importante, es la dimensión social de la germánica que justamente encuentra su sentido en el germánico, ¿no? Porque eso quiere decir estar relacionados con sus propios familiares, con su propia manada, y cada vez que llega un momento en que estamos débil, ¿no? En que estamos vulnerables, gracias,
Cuando llega ese momento, es fundamental tener ayuda, soporte por quien nos rodea. Y entonces, tú justamente dices, la germánica es difícil de practicar, pero yo creo, yo sé que tú también lo crees, que en una sociedad donde se vivan y se expresan los principios sociales de la germánica, eso sería mucho más fácil. Y entonces, bueno, seguimos proyectando nuestra visión y tu visión de un modelo para la terapia según la germánica, que se desarrolle en un contexto social sano y saludable, decimos. Bueno, sí. Non ho detto che c'è un'intenzione da parte di alcune persone di creare un centro di cura di nuova medicina germanica in Nicaragua. Quindi c'è già un terreno preparato e... Però, pues, estamos esperando. Stiamo aspettando che tu, Giovanna, venga qui a darci corsi da tenere all'università per fare progetti in loco. Perché dobbiamo riprodurre quei centri meravigliosi che creò il dottor Hammer, credo, in Austria, o non so dove. In Austria, sì. Dove? La clinica Burgau in Austria. Sì, in Austria. Questo è un altro progetto che abbiamo in vista. Speriamo di parlarlo. È stupendo. Vosotras, mi riferisco a ti e a Leonor, la dottora Gagliardo, seis... poderosas. Entonces, nosotros miramos a Nicaragua como una luz. Y por supuesto, yo estaré encantada de ser allí con vosotros. Me quitaré la ropa para el invierno norte italiano. Y bueno, yo entonces paso a otros modelos y te lo agradezco muchísimo. Estamos encantados por haberte aquí. Yo no sé si quieres quedarte con nosotros. No sé si te va a costar mucho. Voy a probar. Ci provo. Okay. Resto con gracias. Voi. Muchas gracias, María Teresa. Bene. Passiamo allora al modello giuridico. Ta-da! E io lascio... la parola all'avvocato Mauro Franchi, che è un carissimo amico, insomma, come tutti qui, e che è, voglio sottolinearlo, impegnato 24 su 24, H24, 24/7, nella strenua difesa di quelle libertà fondamentali che oggi si pretende che ci vengano negate. Suo è il blog Movimento Difesa Diritti, eccolo qui, che è diventato un punto di riferimento in Italia per lucidità, costanza e per la forza nel monitorare come un'aquila, segnalare come quell'aquila e contrattaccare a suon di beccate giuridiche le manovre atte a privarci dei nostri diritti umani. Quindi a te la parola, Mauro, grazie infinite per essere qui. Beh, grazie Giovanna, si vede che sei un'amica ovviamente, vista l'introduzione immeritata, e comunque ringrazio te per avermi invitato e ringrazio insomma tutti voi che ascoltate e che siete qua. E io in realtà non ho preparato nulla di così scritto quant'altro, perché mi sono imposto proprio di parlare a braccio senza riflettere prima ciò che magari avrei voluto dire, e basandomi proprio sulla mia non preparazione di quello che è il mondo germanico, no? Quindi io veramente voglio andare un po' ad intuito e quindi darvi chiaramente quello che mi esce. In questi mesi, insieme ad altri colleghi che diversi di voi conoscono, così stiamo lavorando per cercare di mettere qualche pezza, qualche soluzione a questa situazione che ha dello straordinario, quindi di
palesissima violazione dei diritti basici, diritti si dice costituzionali delle persone, ma quando si parla di costituzione si parla sempre di un qualcosa che viene prima, no? Che viene dal popolo, dalla società. Il diritto prende vita appunto da, non è un qualcosa che cala dal cielo, anche se ci viene rappresentato in questo modo, ma è un qualcosa che nasce dal vivere sociale. E quindi oggi chi detiene il potere viola in maniera del tutto palese il nostro diritto di esistere come cittadini del mondo liberi. E se ci vuole, dico una banalità, irregimentare, quindi rendere degli automi sostanzialmente, no? Manovrabili e usabili alla bisogna. Io ritengo che poi lo scopo finale, ovviamente, dello scenario che stiamo vivendo sia questo. Pensare a mondi, chiamiamoli così, antichi, anche se in realtà non li sento più di tanto antichi, cioè se rifletto sulla società romana mi viene da utilizzare il termine antico, se invece rifletto ad esempio sui popoli germanici li sento nel loro essere, nel loro vivere estremamente attuali nel senso che da loro proviene una forza vitale. Dai romani, prendiamo il modello romano, ovviamente abbiamo quella che è una potenza organizzativa, una potenza giuridica, razionale, sicuramente molto, molto fredda anche, che abbiamo fondamentalmente ereditato noi, ma anche l'attuale Germania è un paese continentale, europeo, insieme alla Francia, la Spagna e altri che adesso non conosco, a differenza dei paesi anglosassoni, che ha ereditato il modello germanico, no? Il modello, pardon, romano del diritto. E però dai popoli, come si può dire, più ancestrali, germanici, promana quella che è una vitalità del popolo, quindi si diceva prima un popolo libero che vuole soggiacere a delle proprie regole naturali, delle proprie regole del vivere sano, del vivere in armonia fra se stessi e la natura. Mi veniva da riflettere sulla non accondiscendenza dei popoli germanici all'utilizzo della moneta. Probabilmente intuivano che la moneta è uno strumento non solo di strumento per agevolare gli scambi economici fra i consociati, ma è certamente uno strumento di potere e di controllo. E ovvio che i romani questo lo avevano ben presente, perché far utilizzare alle popolazioni soggiogate la propria moneta voleva dire in ogni caso mettere su di esse un guinzaglio di controllo ed averne poi chiaramente in mano la direzione. Lo vediamo benissimo oggi con l'istituzione dell'euro che, ormai possiamo dirlo, si è rivelato per quel che è, quindi uno strumento con cui è stata tolta la potestà di autodeterminazione dei popoli e quindi quel minimo criterio che pur sussisteva di democrazia, per consegnarlo totalmente in mano a degli strumenti burocratici a loro volta controllati dai grandi magnati che più o meno tutti noi conosciamo. Spiace rilevare che oggi, ma la germanicità di cui parliamo è altra cosa, questo congegno è nato proprio in Germania, no? Con Helmut Kohl e tanti altri, e lo hanno imposto ovviamente per finalità mercantilistiche proprie. Ma tengo a sottolineare questo modello europeo di matrice certamente tedesca recente è cosa ben diversa rispetto alla germanicità di cui oggi parliamo. E
Allora, da un punto di vista giuridico vorrei dire questo. Oggi abbiamo bisogno di quella forza che animava i germani dell'epoca. Quindi meglio morti che schiavi. Che schiavi. Questo è fondamentale, ovvio, come principio di forza che ci deve animare. È un principio giuridico, nel senso che nel momento in cui si rompono gli schemi condivisi di un ordinamento giuridico e si rompono con prepotenza, come avviene oggi, è evidente che dobbiamo ragionare su altri livelli. Noi possiamo, tra virgolette, giocare la partita utilizzando le stesse regole che chi ha il potere ci impone, ma è evidente che questa sarà una partita, salvo colpi di fulmine, sarà una partita perdente, perché siamo obbligati a giocare su un campo di gioco assolutamente prevedibile per chi sta dall'altra parte, per chi detiene il potere, per chi vuole attuare le proprie finalità in maniera scientifica e del tutto pianificata, non c'è nulla al caso se non pochissima parte. Quindi noi dobbiamo uscire da questo recinto e rianimarci di quella forza dei germani, certamente, mai indomiti, perché è vero che poi è andato su il germanico nel 15, dopo il 9, però è stata, come diceva prima Mattia, una delle vittorie di qualche battaglia, ma mai definitive, no? Quindi i germani sono sempre stati indomiti. E noi dobbiamo riappropriarci di questa energia e spenderla quotidianamente sui vari campi di battaglia su cui dobbiamo camminare senza alcuna paura. Io lo dico spesso, no? Siamo noi stessi i primi difensori delle nostre situazioni esistenziali e quindi con un viso fiero e con forza, in qualsiasi situazione noi ci troviamo, dobbiamo pretendere il rispetto dei nostri diritti, e questo lo dobbiamo acclamare a voce alta, senza paura e senza irregimarci, e dobbiamo dare testimonianza sotto questo profilo. Io penso che sia essenziale proprio questo. I germani erano disposti a morire, tanti erano mercenari per l'esercito romano, ma quando è stato il momento, evidentemente, riunendo i vari popoli, e dobbiamo anche prendere questa metafora, no? Quindi le varie tribù, le varie nazioni, chiamiamole così, germaniche, si sono riunite, e lo stesso noi come europei, ma non solo, dobbiamo in qualche modo riunirci e cercare di combattere questa battaglia, soprattutto testimoniando e reclamando il rispetto dei nostri diritti. Siamo una minoranza, questo è evidente, perché almeno statisticamente lo siamo, ma non siamo quella minoranza che si vuol far credere. E la maggioranza è una maggioranza più di nome che non di fatto, perché chi oggi ha scelto di, come si può dire, consegnarsi al nemico, o lo ha fatto in maniera del tutto inconsapevole, o lo ha fatto per debolezza. Sfiderei chiunque a trovare, ce ne sono, ma sicuramente una minoranza, chi veramente ha fatto quella scelta con un'energia di fondo pari alla nostra, diciamo pure alla nostra, no? Che stiamo da questa parte. Io credo che saranno veramente pochi quelli che hanno fatto una scelta coerente, e quindi questa maggioranza in realtà non esiste, è una maggioranza posticcia.
lì dobbiamo lavorare, cioè nel senso dobbiamo cercare in tutti i modi di comunicare noi stessi e comunicare quello in cui noi crediamo. Forse saremo disorganizzati un po' come i germani che arrivavano alle riunioni un po' alla spicciolata, chi un giorno prima, chi un giorno dopo. Non avremo, prendevano tempo. Esatto, non avremo magari quella potenza di fuoco che avevano i romani. Però alla fine il mondo germanico è prevalso perché, lo sappiamo tutti, l'altro mondo si era sostanzialmente putrefatto, no? Sprofondato nel proprio benessere, nella propria opulenza, e proprio perché ha perso quella, chiamiamola virilità, anche in senso femminile, che contraddistingueva quei pastori del Lazio quando teoricamente venne fondata Roma, no? Lì c'era uno spirito diverso, che qualche minuscolo villaggio riuscì ad affermarsi. Ecco, noi dobbiamo, quindi io, questo non è un discorso giuridico legale che ho fatto, ma è un discorso, insomma, un appello a chi, a noi tutti, ma a chi poi ascolterà, a richiamare in se stesso quella forza vitale che abbiamo, di cui certamente siamo eredi e che ci proviene come testimonianza dal mondo germanico. Un'ultima cosa, io amo spesso ricordare anche un altro scenario, che è quello pre-ariano, cioè l'Europa era un'Europa matriarcale, cioè un'Europa dove le società, i villaggi, i clan ponevano al centro la figura femminile. E io penso che questa sia una forza molto importante, non lo dico perché oggi siamo a maggioranza, ma insomma lo penso veramente, quell'Europa non spazzata via ma offuscata dai guerrieri ari che poi sono arrivati, no? Però un'Europa che secondo me esiste ancora. Quindi io penso che forse il futuro veramente apparterà a un'energia più femminile che non maschile. E lo vedo in questi mesi, perché la forza combattiva che deriva dalle donne è ben maggiore rispetto a quella che insomma posso notare dagli uomini. E questo è, io ritengo, un ulteriore segno di speranza. Niente, io ho finito il mio brevissimo intervento, e vi ringrazio ancora. E grazie, guarda. Tutto il meglio. Allora, grazie mille Mauro, tu dici che non hai fatto un intervento giuridico, in realtà si sente la radice giuridica in quello che dici, e chi si è occupato, insomma, chi si è avvicinato un po' di più, anche come me, che sono totalmente profana in materia giuridica, ma chi, dovuto a questo momento, si è un po' più avvicinato all'argomento e quindi si è un po' informato anche di più sulla Costituzione, ecco, sui diritti che vogliamo anche prepararci a difendere su un piano più appunto giuridico, riconosci immediatamente quello che tu hai detto, che ci sono proprio le basi, i presupposti, ecco, e l'esperienza anche da questo punto di vista. Quello che è importantissimo che tu hai detto, e che è la stessa cosa che ci ha detto fondamentalmente la dottoressa Ilari, è che ciascuno di noi ci deve mettere la faccia, no? Che significa sostanzialmente si deve prendere la propria responsabilità. Perché restare al pendiente, no? Restare alle dipendenze del medico piuttosto che dell'avvocato per far valere la propria sovranità su se stessi, no? Ecco, quella è una posizione pericolosa, è una posizione che è una via di mezzo e che ci mette davvero alla mercé del nemico, che a questo punto, col primo ricovero, col primo inciampo, inghippo, no? Con la prima postilla del nuovo ordinamento, no? Del nuovo DPCM, cade, inciampa, rotola e finisce appunto tra le mani, tra le mani, o peggio, tra le fila del nemico. Ecco, quindi
mi piace che ci sia questo fil rouge, no? Che è quello della responsabilità, che appunto passa da quello che ci ha raccontato Mattia, che è il cuore del mondo germanico, ed è rappresentato anche lì dalle donne che si prendono i figli e vanno in battaglia insieme ai mariti, cioè non stanno in una dépendance rispetto al ruolo del partner e quindi del capofamiglia, come vogliamo. E detto questo, mi piace molto quello che hai detto sull'Europa pre-ariana. Ci sono degli studi interessantissimi di questa archeologa, non so se la conoscerete, Maria Jean Butas, che appunto ha ritirato fuori le radici matriarcali della nostra società. Lei parla addirittura di 5.000 anni avanti Cristo, ecco, di prima che l'orda che veniva da est, ma su questo dovremmo fare un altro thing, e poi forse un po' più politicamente scorretto, ancora più di questo, ecco, che appunto un tipo di cultura matriarcale che comunque si fondava senz'altro, come poi era preso dai germani, su un modello di vita legato alle leggi e ai ritmi naturali, ma anche proprio sull'accoglienza, quindi sull'equilibrio che era garantito proprio dal modo di fare, dalla forma mentis proprio femminile. E ci tengo a sottolineare, e poi passo la parola a Marianna, ci tengo a sottolineare che il dottor Hammer ha raccolto e portato avanti e sintetizzato nelle sue 5 leggi biologiche anche questi aspetti. Vi ricordo che quando voleva scegliere il simbolo per l'università di Sandefjord, poi ha scelto il crocus con la runa man stilizzata, ma è stato indeciso se scegliere una statua che c'era e che c'è tuttora nella piazza principale di Sandefjord, di questa cittadina dove noi avevamo la sede dell'università, che è una donna che tiene un bambino in braccio, ed è bellissima. Lui proprio ne apprezzava la dolcezza e l'equilibrio, perché diceva soltanto le donne possono garantirci questo genere di approccio equilibrato. E vabbè, al di là che poi ci sono anche rappresentanti del sesso femminile completamente squilibrate, io potrei mettermici in mezzo per dire, però insomma parliamo non di donne ma di femminilità, ecco. E grazie ancora. A questo punto io non so se vogliamo fare una pausa, io non so, cosa dite? Tiriamo dritto? Ok, allora passiamo al modello economico, economico nel suo significato tanto esteso quanto profondo, dando spazio alla dottoressa Marianna Guareschi, che è ricercatrice universitaria nel campo dell'economia sostenibile, correggimi se sbaglio, in particolare è il settore food health. Sì, agri food system. Oh, vabbè, va bene così. Marianna, lo abbiamo già detto, forse non è stato registrato, non so, comunque lavora nel campo dell'agricoltura sostenibile nel rispetto della biodiversità da molti anni, anche se è giovane, e con una lunga esperienza in Latino America, soprattutto in Paraguay, giusto, ma anche in Spagna, insomma, poi se vuoi ce lo dirai tu. Io voglio solo mettere l'accento un attimo sulla parola economia, sul suo significato etimologico. Oikos, dimora, nomia, legge, regola, che ci porta a amministrazione della casa, dei beni che vi appartengono, dove casa ovviamente è intesa in senso lato. Marianna infatti è anche una abilissima terapeuta olistica, dico abilissima nell'accompagnare proprio il percorso di risveglio dei vari livelli
di coscienza che dimorano letteralmente nell'essere umano, il quale è appunto casa, se vogliamo anche tempio, dello spirito e dell'anima, più che una scatola vuota a cui imporre questo o quell'obbligo. Quindi, benvenuta Marianna, grazie, grazie infinite per essere qui. Ti ascoltiamo. Grazie. Intanto grazie Giovanna sia per l'invito che per questa presentazione anche qui troppo buona, direi. E io in realtà mi fa piacere notare come il fil rouge che è stato delineato fino a qui lo porterò avanti, perché senza esserci messi d'accordo le parole chiave di questo incontro credo che ormai sono esplicite. E volevo soltanto introdurre, insomma, il mio intervento appunto spiegando che fin dal tempi dell'università, anche prima, io mi sono interessata a una ricerca su due binari paralleli apparentemente diversi, ma che in realtà dentro di me avevano un senso. Uno era appunto lo studio, l'interesse verso le terapie non convenzionali, chiamiamole così, iniziando quando ero bambina, fatta prenoterapia e poi lo shiatsu, eccetera. Che in fondo mi ha fatto comprendere come è già stato detto, il terapeuta non è altro che un accompagnatore per far sì che la persona possa rinnescare quei processi di vitalità per ritrovare un proprio equilibrio e curarsi, no? Curare, arrivare a una guarigione. È chiaro che ci sono vari livelli di analisi, poi come hai detto anche tu, no? A livello emotivo, spirituale, eccetera. Dall'altra parte io ho studiato cooperazione internazionale e mi sono trovata a vivere esperienze legate a progetti di cooperazione dove col mio spirito critico ho sempre portato la mia critica e mi sono sempre accorta che molti progetti non avevano una visione di lungo periodo, una sostenibilità di lungo periodo, proprio perché a mio avviso erano spessi comunque calati dall'alto con una visione verticale e tecnicista. Ma all'interno di questo percorso mi sono appassionata a una questione agroalimentare proprio perché ho trovato nell'agroecologia e nell'idea della sovranità alimentare di cui adesso vi parlerò come un elemento che potesse davvero far da perno alle popolazioni di tutto il mondo. Comprendendo innanzitutto anche qui che nella cooperazione il cooperante o colui che può accompagnare una comunità non deve calare ricette preimpostate, ma semplicemente può dare un supporto affinché la comunità corpo possa ritrovare la propria energia vitale per arrivare a dei propri obiettivi. E all'interno di questo l'obiettivo del raggiungimento di una sovranità alimentare attraverso un approccio agroecologico a me è sempre sembrato molto interessante, perché in fondo mi sentivo un pochino più legittimata, nel senso che dicevo, non sono più la bianca europea che va lì a dire cosa dovete fare, ma le questioni alimentari hanno dietro di sé un modello di politica agraria e di politiche economiche che sono ormai globalizzate, no? Quindi i problemi del sud sono gli stessi del nord, dell'est e dell'ovest. E quindi l'unica cosa che ho trovato sensata è questo delle dinamiche di cooperazione in cui le popolazioni potessero essere messe in rete per scambiare metodi e approcci. In più, diciamo che l'elemento, ecco, cibo è l'elemento che fa un po' da ponte, se vogliamo, anche con l'individuo e la società, perché il cibo, se è vero che noi siamo ciò che mangiamo, ciò che ingeriamo non è soltanto un insieme di vitamine, proteine, cose varie, ma ha anche una frequenza, mi piace vederla così, che è legata anche a quello che c'è dietro, no? Come viene prodotto questo cibo, qual è l'intenzione che viene messa nel produrre questo cibo, che sistema sociale, che sistema organizzativo. E proprio per questo io volevo parlare un po' dell'approccio agroecologico, perché secondo me ha molto a che vedere con quello che abbiamo detto fino ad oggi, fino ad ora. Innanzitutto l'agroecologia è nata proprio da un bisogno di a livello accademico, diciamo, di professori che affrontavano le tematiche rurali e si rendevano conto che la propria disciplina era troppo stretta, quindi l'agronomo, il sociologo, l'antropologo si sono messi in rete e ovviamente quello che hanno cercato di fare è stato recuperare, studiare, analizzare certe pratiche
agronomiche, ma anche di organizzazione sociale, che venivano soprattutto dall'America Latina, dove ci sono ancora delle popolazioni che mi risuonavano tantissimo agli elementi di cui parlava Mattia prima, il baratto. Io ho lavorato appunto molto tempo in Paraguay, quindi ho avuto a che fare con le popolazioni contadine che hanno molta influenza guaraní. In Paraguay è uno dei pochi paesi dove si parla il guaraní come lingua ufficiale. Ho avuto la fortuna di andare proprio anche in comunità indigene, dove, se vogliamo, ci sono appunto, adesso non lo approfondisco, ma ci sono molti aspetti che mi ricordano. Quindi sono dovuta andare dall'altra parte del mondo, forse perché mi risuonava quel pezzo di DNA poi ormai dimenticato. E quindi l'agroecologia inizialmente è stata definita come la base scientifica di un'agricoltura biologica, ma si è posta come un'alternativa, una risposta alla rivoluzione verde, che era basata sulla semplificazione delle pratiche agricole, a un'industrializzazione dell'agricoltura e a un sistema che è quello che conosciamo un po' dell'agricoltura globalizzata, no? Successivamente questa appunto definizione si è ampliata e Edoardo Sevilla Guzmán, sociologo, ha definito l'agroecologia come l'insieme delle pratiche di sostenibilità ecologica che nascono da azioni sociali collettive endogene e che si contrappongono a modelli di produzione industriale, che quelle che vengono sostenute cioè come risposta alle crisi sociali e di una globalizzazione economica. Quindi una cosa interessante a livello epistemologico è che l'agroecologia ha una visione sistemica e complessa che si contrappone ai principi sulla quale è basata la scienza occidentale, su cui si fonda l'agricoltura convenzionale. Quindi l'agricoltura convenzionale è legata appunto a questo mondo, a una scienza occidentale, si basa su un'idea di atomismo, no? Quindi la realtà è uguale alla somma delle parti, il tutto è uguale alla somma delle parti, un meccanicismo, un'idea di universalismo, di monismo, quindi una visione diciamo più settaria, no? Mentre l'agroecologia cerca di introdurre delle premesse alternative per cui le parti non possono essere comprese separatamente, ma sono il tutto è più della somma delle sue parti, quindi con una visione olistica. I sistemi possono essere meccanicisti, ma anche evolutivi o deterministici. I fenomeni sono contingenti a un gran numero di fattori particolari al tempo e al luogo, quindi c'è una contestualizzazione, non c'è un universalismo delle cose. E i sistemi sociali naturali non possono essere compresi separatamente dai nostri valori, dalle nostre forme di conoscenza e azioni, quindi c'è un soggettivismo. Infine c'è anche una visione di pluralismo per cui i sistemi complessi possono essere compresi solo attraverso molteplici e diversi sistemi di pensiero. Quindi la differenza importante con un concetto di con una scienza occidentale è quella che l'agroecologia cerca di analizzare i sistemi locali con incluse le persone che ne fanno parte, in un'ottica di coevoluzione. Quindi il sistema biologico è influenzato dalle forme di organizzazione, dalle conoscenze delle persone che ne fanno parte. Basta pensare che le società, gli uomini che lavorano in agricoltura selezionano, no? Selezionano le semenze in base alle proprie convenienze, alle proprie capacità, alle proprie conoscenze, ma anche viceversa. Quindi l'ambiente influenza queste conoscenze, valori, perché chiaramente una popolazione che vive nel deserto si organizzerà in modo diverso rispetto a chi viene da una foresta tropicale. Quindi in questo modo c'è questa doppia relazione per cui la cultura modella i sistemi biologici e a questa volta viene modellata da essi. L'agroecologia quindi si fonda su tre dimensioni. La prima è una dimensione più tecnico-produttiva, per cui lo scopo dell'agroecologia è quello di riprodurre dei sistemi agronomici che siano il più possibile vicini a un ecosistema con il minor numero di input esterni, ma inoltre cerca di sfruttare le sinergie degli elementi biologici per fare in modo che un terreno mantenga la propria fertilità o le incrementi, si autoprotegga e sia più autonomo. Dall'altra parte però c'è anche una visione socio-economica,
Quindi la dimensione socio-economica ha a che vedere con tutte quelle pratiche sociali che tendono a una maggiore uguaglianza tra gli attori economici, tutte quelle pratiche sociali che permettono appunto uno scambio più equo e più orizzontale. Oggi per esempio ci sono gruppi di consumo, anche mercati locali, se vogliamo guardare le nostre realtà. E c'è una dimensione politica che mira al rafforzamento dell'autonomia locale e delle capacità endogene. Una parte di questa dimensione, all'interno di questa dimensione politica, troviamo il concetto di sovranità alimentare, che è un concetto nato nel 1995 dalla Via Campesina, che è una grande organizzazione che riunisce movimenti contadini indigeni di tutto il mondo e che si riferisce, in contrapposizione all'idea di sicurezza alimentare, che è una visione di scarsità. La sovranità alimentare si riferisce al diritto delle popolazioni di scegliere le proprie politiche agrarie, il diritto della popolazione di scegliere, delle persone, delle comunità, cosa produrre, come produrre, a che prezzi vendere, e del consumatore, che non mi piace chiamarlo così, ma per capirci, di scegliere cosa mangiare, eccetera. Guarda un po', eccetera. Tacito sarebbe indignato. Tacito sarebbe indignato. Scusa. Incomprensibile. Come per la libertà dei germani. Esatto. Indignato. Quindi, scusa. Quindi la sovranità alimentare è una proposta di trasformazione sociale e di lotta politica che mira alla ridistribuzione del potere nel processo decisionale relativo al cibo e difende l'agricoltura contadina come elemento centrale delle strategie di sviluppo rurale. Ora, io vi ho dato queste pennellate, però come avevamo già riflettuto insieme, è interessante vedere come anche queste tre dimensioni effettivamente riprendono, no? I tre livelli di organo, psiche e cervello, perché a mia visione, poi magari mi sbaglio e mi direte voi esperti, l'organo mi risuona più proprio la parte agronomica, no? Però poi c'è un livello di cervello che è quella parte socio-economica che organizza, esatto, come gestire queste parti agronomiche, ma c'è quella parte psiche di valori e anche un po' spirituale, no? Che senza quella non abbiamo neanche la possibilità di costruire determinate organizzazioni sociali. Un'ultima cosa per concludere è che è una sfida molto grande, nel senso che anche qui purtroppo le popolazioni che cercano di resistere e utilizzano l'agroecologia come modello di resistenza devono sempre fare i conti con questi giganti che vogliono avanzare, no? Quindi un po' come quando con la nuova medicina si accompagnano le persone e a volte ci sono le interferenze dalla società, dalla famiglia, eccetera, anche qui ci sono degli aspetti molto grandi su cui però si può cercare di agire andando a creare tante piccole comunità. Io porto solo questo esempio che a me era piaciuto moltissimo. La prima volta che ho lavorato in questo ambito, che ho conosciuto la parola agroecologia, è stata in Messico, perché stavo facendo la mia tesi e dove avevo dato un senso alla cooperazione attraverso queste pratiche. E c'era questa comunità che si chiama comunità di Vicente Guerrero a Tlaxcala, nello stato di Tlaxcala, che è lo stato culla del mais, dove ormai erano inondati da mais ibrido e da lì a poco avrebbero iniziato a produrre mais transgenico. Stava entrando proprio da lì. Loro si sono organizzati, hanno creato una loro comunità basata sull'agroecologia con una piccola associazione che poi comunque è riuscita a espandere queste pratiche nella comunità e sono riusciti a contaminare positivamente tante altre comunità dello Stato, proteggendo l'intero Stato, perché c'è stata l'approvazione di una legge, o c'era già una legge per cui non si poteva produrre transgenico a una distanza determinata da delle produzioni biologiche, quindi loro hanno mappato il territorio riuscendo a proteggere tutto lo Stato e attualmente sono stati un esempio, no, di resistenza e rinascita, arrivando a potersi produrre il loro cibo anziché avere la monocultura di mais e a dover comprare la pasta che non c'entra niente con la loro alimentazione, erano riusciti ad avere ogni tipo di alimento e mantenendo anche
tantissimi tipi di mais, mais azul, rosso, eccetera, eccetera, e portando avanti una loro biodiversità. Ecco, concludo. Bello. Non sono stata molto germanica, ma le tematiche... No, beh, le tematiche sono quelle, anche perché questi, appunto, queste realtà messicane sembra che abbiano costituito la loro Teutoburgo. Si sono coordinati... Sono rimasti, diciamo, forse quel tanto che basta, anche simbiotici e simbionti nel sistema, fino poi a far valere le loro ragioni, ecco. E grazie mille, un intervento prezioso, io ho imparato delle cose, come da tutti voi, anche da te, e mi fa piacere che tu abbia messo l'accento sulla sovranità alimentare, perché fondamentalmente stiamo parlando di sovranità, sovranità individuale, sovranità nazionale, sovranità di popoli, e mi piace che questo aspetto germanico, che fa riferimento alla capacità di difendersi, di difendere le proprie radici, di difendere proprio la propria diversità, diciamolo, perché oggi tutto deve essere omologato, noi invece siamo diversi, onoriamo la nostra diversità e la nostra biodiversità, perché questo è quello che ci dà la forza, ma soprattutto gli strumenti per continuare a dialogare con madre natura, perché sì, cari governanti, noi facciamo quello che ci dite, ma a un certo punto chi ci chiede conto sempre comunque alla fine è madre natura, perché è lei che davvero legifera, e quindi se ci accompagnate noi possiamo darvi la nostra fiducia, seguirvi, se ci intralciate è chiaro che bisogna fare in modo di rimuovervi, magari con l'aiuto appunto della stessa madre natura che noi invochiamo qui, nel suo principio femminile. È bellissimo, perché scusa se interrompi, onorano come dea comune la madre terra e credono che essa intervenga nelle cose degli uomini. Nertus, la famosa Nertus, sì, che invochiamo. Bene, e allora grazie Marianna. Siamo arrivati allora al punto, quindi tiriamo dritto, senza pausa. Certo. Sì. Bene. Allora, eccoci finalmente al modello della salute, con il contributo del con il contributo del dottor Emanuele Mangano, che è tra quelli di noi che hanno avuto l'assoluto privilegio di conoscere il dottor Hammer personalmente, giusto Emanuele? Grazie infinite, Emanuele. E quindi adesso io torno sul nostro buon Lualdi, gli ridò la parola, prima lui in realtà ha introdotto l'argomento base, no, di questo nostro ting, adesso lo ascoltiamo sul modello della comunicazione, che è proprio quello in cui si cala perfettamente. Perché Mattia è un esperto di sovranità individuale, diritto internazionale, profondo conoscitore del linguaggio delle rune, abbiamo accennato anche a questo aspetto, no? Prima, profondamente germanico, formatore nel gruppo Formazione Coach e ovviamente attentissimo studioso delle 5 leggi biologiche e di tutto ciò che con queste risuona. Io vengo dal mondo della formazione, di fatto come estrazione sono un linguista, quindi... Vengo da studi classici, umanistici, sono docente di programmazione neurolinguistica, sono abilitato dalla Society of NLP all'insegnamento dell'ipnosi, siamo in 4 o 5 in Europa abilitati da loro e, come dicevo prima, conosco la nuova medicina dal 2006-2007 più o meno, quando ho iniziato a studiare quelle famose lettere del dottor Hammer, e da qualche anno, da 5-6 anni, studio praticamente solo quello e mi rendo conto, studio solo le leggi biologiche, la nuova medicina, e mi rendo conto che sono il filtro con cui noi possiamo vedere ogni elemento per com'è realmente. E quindi ti spiego, non so, uno fa una determinata pratica ipnotica, sa il come, sa il cosa, grazie alla nuova medicina sa il perché.
uno studia linguistica, vede certe dinamiche, studio le leggi biologiche, sa il come, sa il perché. Questa è la vera grossa differenza che ci permette di inquadrare ogni elemento per quello che è realmente. È come se fosse il reagente che metti nel microscopio, quindi quello che ti permette di vedere cosa, cosa c'è dietro. E ha un'ampiezza incredibile. A me piace il fatto di essere stato interpellato per l'aspetto della comunicazione, perché tra un paio di mesi divento maggiorenne nel mondo del lavoro, cioè farò 18 anni che faccio questo mestiere, che tengo corsi che sono incominciati proprio nell'ambito poi di quella che una volta si chiamava comunicazione efficace, comunicazione funzionale e così via, e ho capito che veramente la gente non ha capito niente ed è il caso di smetterla di fare corsi di comunicazione e incominciare a fare corsi di ascolto, perché a comunicare non ha imparato nessuno, colpa mia e dei miei colleghi probabilmente, ma siamo circondati da persone, e non dico individui, dico persone nel senso latino del termine, da maschere, che non ascoltano, aspettano il proprio momento per rispondere. Non si mettono lì ad ascoltare. Quando si poteva ancora viaggiare in treno e la gente parlava in treno, adesso non so cosa facciano le persone in treno, immagino che non so, aspetti di poter respirare in qualche modo, ma quando mi capitava, c'è stato un lunghissimo periodo, anni, per cui una volta al mese facevo questa lunga tratta in treno, facevo da Milano a Termoli in treno, e quindi facevo finta di lavorare, ma in realtà ascoltavo gli individui che mi circondavano e notavo che le persone non ascoltavano, aspettavano il proprio turno per rispondere. Le conversazioni in treno, soprattutto quelle sul tavolino da quattro, era una partita a ping pong dove okay. L'importante è che io ti dica la mia, parla il più velocemente possibile perché poi io ti devo dire la mia. Cosa c'entra tutto questo con le rune? C'entra col fatto che le rune sono uno strumento cumulativo. Prima di essere uno strumento comunicativo, sono uno strumento cumulativo. Dunque, le rune sono state tirate fuori, andiamo a ritroso nel tempo, sono state tirate fuori dalla New Age, come qualsiasi cosa, cioè dalla coscienza cristica alle rune, la New Age ha tirato fuori qualsiasi cosa, per cui ad un certo punto le rune sono questo strumento per fare dei talismani, sono questa meraviglia e così via. Poi uno va a vedere ancora più indietro, sono state utilizzate ovviamente dal nazionalsocialismo, più indietro ancora sono state utilizzate così per decorazioni più o meno originali o più o meno nostalgiche nel periodo precedente ancora al nazionalsocialismo. E che cosa succede? Succede che se noi andiamo indietro, arriviamo alle famose incisioni runiche. Le incisioni runiche sono dei massi all'interno del quale sono state fatte delle incisioni più o meno sofisticate. Ce n'è una addirittura in Svezia in cui parlano dei Longobardi. Perché? Perché la tradizione, questo lo si vede bene per esempio anche nelle opere di Tolkien, eccetera, è che spetta agli uomini ricordare, lo dice anche Tacito, e quindi si fanno iscrizioni per ricordare le gesta di un principe, per ricordare le gesta di un eroe e così via. Ma le rune non erano l'alfabeto con cui loro scrivevano. Quindi c'è questo elemento particolare, utilizzavano le rune quando dovevano fare qualcosa di importante, quando c'era il momento celebrativo. Quindi per fare le iscrizioni runiche venivano utilizzate appunto le rune, ma avrebbero potuto utilizzare anche l'alfabeto che poi noi conosciamo come alfabeto latino. Ora c'è un piccolissimo problema: se io faccio vedere un testo, se io scrivo una frase in italiano ma con l'alfabeto runico, lo capisce chiunque, perché molto probabilmente è l'alfabeto latino che è arrivato dopo, perché dobbiamo incominciare a vedere la storia forse in maniera differente da come l'abbiamo sempre vista. Fatto sta che le rune erano lo strumento con cui incidevano le lapidi commemorative, erano lo strumento con cui incidevano i pugnali o le lance per fare dei talismani, erano lo strumento che loro utilizzavano
per fare anche i pronostici. Perché il primo testo scritto sulle rune, indovinate chi l'ha fatto? Ma va, indoviniamo. Sempre Tacito. Sempre Tacito, sempre Tacito, che se ne viene fuori con questa frase, questa analisi, in cui lui dice: più di tutto sono scrupolosi osservatori dei presagi e delle divinazioni. Semplice è presso di loro il meccanismo dei responsi. Dopo aver tagliato un ramo da un albero che produce frutti, lo riducono in schegge, quindi fanno dei pezzetti di legno, e queste, distinte da alcuni segni, spargono assolutamente a caso sopra una candida veste, quindi telo bianco, su cui spargono 24 scaglie di legno su cui hanno inciso dei segni, che ovviamente Tacito non è in grado di interpretare. Successivamente, se si tratta di una consultazione di interesse collettivo, il sacerdote della città, se invece si tratta di una consultazione privata, lo stesso capo famiglia, invocati gli dèi e alzati gli occhi al cielo, uno a uno estrae tre frammenti e sollevatili ne interpreta il significato secondo il segno precedentemente impresso. Cioè, cos'è che ci dice? Ci dice che quello che viene fatto è prendere un ramo, farlo a pezzetti di legno, incidere le rune, buttarle su una tela, una veste bianca, candida, pulita, le scuotono e poi a caso ne prendono su tre. Quelle tre le interpretano una dopo l'altra insieme, perché è un processo cumulativo. Esattamente come su una lancia, su un pugnale, su qualsiasi talismano, si troveranno tante rune ripetute a seconda di quello che volevano ottenere. Cosa c'entra questo con l'ascolto invece della comunicazione? Perché evidentemente era qualcosa che tra di loro era molto diffuso. Basti pensare al gioco Neftataf. Neftataf è un gioco simile agli scacchi, perché si fa su una scacchiera, e simile agli scacchi perché ci sono delle pedine, c'è cioè un re, ma completamente diverso, drasticamente diverso dal gioco degli scacchi. Perché al di là del fatto che l'obiettivo è sempre quello di catturare il re per chi lo deve catturare, e di salvare il re per chi lo deve salvare, quindi c'è una differenza, nel senso che non è, le due squadre non sono uguali, solo una squadra ha un re, quindi c'è una squadra che attacca, che vuole catturare il re, c'è una squadra che deve liberare il re. Ma c'è questa parte fondamentale: a Neftataf si possono catturare i pezzi dell'avversario solo in coppia, per cui se io ho il mio avversario qui, lo catturo solo se ho i miei due pezzi che gli vanno accanto, perché si può catturare solo in due, non c'è un pezzo che cattura un altro pezzo come negli scacchi, ci sono due pezzi che si uniscono e catturano l'avversario, è sempre in coppia, è sempre insieme, è sempre cumulativo, ed è il principio di come hanno sempre agito le popolazioni vichinghe, longobarde, germaniche e così via. È qualcosa di veramente particolare, perché una runa da sola non serve assolutamente a niente, devono essere almeno tre per avere un pronostico, devi fare un talismano, ne metterai magari 10, tutte la stessa, cioè se uno deve andare in guerra metterà magari un'unica runa perché è convinto che quel talismano avrà bisogno di quell'energia, ma la metterà tante volte, perché si rifà a quel discorso del canto, a quel discorso dell'unione, a quel discorso della ripetizione di cui si parlava all'inizio. Quindi le rune sono una trasposizione energetica, vibrazionale, una frequenza che vuole raccontare qualche cosa. E ora, se noi andiamo a vedere il solito Tacito che ci accompagna, è interessante notare questo aneddoto. Si racconta che schiere che ripiegavano, quindi che scappavano, furono rimesse in efficienza per le insistenti preghiere delle donne. Parlava della donna, no? La cui prigionia temono maggiormente che la propria, cioè un uomo, un guerriero, piuttosto che che vedere la propria donna imprigionata, davvero meglio morto che schiavo. No? Ecco, l'insistenza delle donne, quindi l'uomo che ascolta, il guerriero che ascolta la donna e che si rimette in guerra, nonostante stava per retrocedere, no? Si potrebbe dire.
E c'è questa caratteristica, c'è una, un aneddoto mitologico ovviamente dell'origine del nome Longobardi. Praticamente i Longobardi stavano sfidando, in realtà non avevano ancora il nome, no? Longobardi, era una popolazione che stava sfidando un'altra tribù e ad un certo punto Freya dice, o meglio, Votan in realtà dice, darò la vittoria alla prima tribù, al primo esercito che vedrò al sorgere del sole. E quindi Freya dice a, ai Longobardi, quelli che poi sarebbero diventati Longobardi, dice, mettetevi tutti quanti in schiera, donne, uomini, tutti quanti insieme, le donne con i capelli lunghi, si mettono i capelli davanti alla faccia, così da simulare di essere uomini e nascondere il proprio aspetto. E poi che cosa fa? Ovviamente qua sembra veramente mitologia greca, perché lo stile è lo stesso, gira il letto di Votan in modo tale che venga svegliato dalla luce del sole e veda subito la stirpe che passa e dice una cosa interessantissima il mito. Votan dice, chi è quella gente con la lunga barba? E Freya gli risponde, hai dato loro un nome, dagli anche la vittoria. Ed è divertente quello che dice Tacito a proposito dei Longobardi, perché dice, i Longobardi traggono fama dalla scarsezza del loro numero, erano pochi, pur circondati da molte forti nazioni, acquistano sicurezza non con la sottomissione, ma con l'affrontare battaglie e pericoli. Cioè, prima di tutto vinciamo e poi diventiamo famosi. A discapito, no, degli altri popoli, perché poi dopo parla di altri popoli e dice, dal fatto che questi popoli sopportano l'imposizione dei tributi, come dice Kenneth Scott, un giurista americano, la moneta stabilisce la giurisprudenza. No? Unito al fatto che questi popoli sopportano l'imposizione dei tributi, fanno pensare che essi non siano germani. I germani non pagavano le tasse. No? E perché tutto questo, secondo me, riguarda le rune? Perché quando si studiano le rune, ovviamente bypassando possibilmente i testi New Age o più superficiali, che cosa, o quelli puramente linguistici, dove bisogna tornare? Bisogna tornare all'Edda, bisogna tornare ai poemi runici, poema runico anglosassone, poema runico norvegese, quindi poemi runici tardi, fatti magari anche mezzo millennio dopo le iscrizioni runiche, ma che sono fatti come indovinelli, come filastrocche per poter ricordare insomma tutto quello che c'è nelle rune. E quando uno inizia a studiarle si rende conto che le rune sono cumulative, esattamente come quelli che noi oggi conosciamo come numeri romani, e che qualche storico incomincia a dire che in realtà i romani non li hanno inventati, li hanno presi da chi c'era già nella penisola italica. E i numeri romani, guarda caso, è una stanghetta come una runa che potrebbe essere incisa, il 2, 2 stanghette, 3, 3 stanghette. Il 4 noi siamo abituati a pensarlo come 1 e poi V, quindi 5 meno 1 che dà 4, ma in realtà anticamente questa cosa la si rivede in tantissimi reperti, erano 4 stanghette. Quindi non era il 4 fatto con la stanghetta di 1, diciamo, prima del 5, è frutto di calcoli romani, quindi già dell'epoca mercantile, per così dire, quindi dell'epoca imperiale. Per cui veramente noi ci rendiamo conto come questo approccio cumulativo runico sia in realtà frutto di una di un approccio, di un atteggiamento che mette alla base l'esatto contrario di quello che ci hanno fatto vedere nelle serie TV, nei film sui vichinghi o nelle storielle sui vichinghi. Mette alla base l'ascolto, cioè la capacità di ascoltarti e trasformare quello che tu mi dici, che è come quando il dottor Hammer diceva, con le mani e il cuore caldo, perché ti ascolto e ti accolgo. E anche rispetto a quello che si diceva prima, Tacito conclude proprio l'ultima pagina della Germania: senza timore né rispetto
senza timori, né rispetto agli uomini, né rispetto agli dèi, essi hanno raggiunto il bene più difficile da conseguirsi, non provare neppure lo stimolo del desiderio. Ma l'autore, qui, il traduttore qui ha tradotto desiderio la parola latina voto, quindi il voto inteso come la richiesta, il bisogno che noi facciamo. Quando prima Emanuele diceva bisogni che non servono a nulla, bisogni che non sappiamo nemmeno di avere o perché sì. abbiamo, come abbiamo fatto a svilupparli, sono l'esatto contrario di quello che viene fatto per esempio con le rune, dove se io voglio fare un gioco posso tradurre, posso traslitterare, no? In runico un nome e andare a vedere che cosa c'è dentro, e andare a vedere cosa mi dice il nome che noi portiamo e di cui in realtà veniamo privati tramite degli strumenti da zecca e garbugli dal punto di vista legale, perché il nostro nome non è nostro, eppure ci dice qualcosa di noi, perché il giorno in cui nasciamo, il giorno in cui insomma ci viene assegnato dai nostri genitori quel nome, noi a quel punto ci troviamo di fronte a un bivio, perché per tornare a Goethe, poiché un Dio ha segnato a ognuno il suo cammino, che il fortunato percorre rapido fino alla meta serena, ma chi a sventura distrinse il cuore invano si dibatte contro la stretta del filo inflessibile che la forbice amara solo una volta recide. Cioè, chi è stato così fortunato o così attento da seguire il proprio destino andrà dritto verso una meta strepitosa, e chi invece non l'ha fatto si ritroverà a morire dimenticato, cosa che per i germani era la cosa più terribile che potesse succedere, venire dimenticati, laddove invece l'immortalità delle incisioni runiche attesta il fatto che ci fosse quel momento, quell'attimo, quella situazione che aveva fatto sì che l'individuo cogliesse il proprio destino, lo rendesse fruttuoso e che quindi meritasse un'incisione runica, il massimo dell'aspirazione. Ed è quello stile di vita che secondo me noi abbiamo completamente perso, perché distratti da mille problemi, da mille bisogni, dalla mancanza di sovranità monetaria, dalla capacità di indipendenza giuridica, dalla sovranità alimentare, veramente, no? Noi viviamo in un mondo dove, siccome ad un certo punto faceva comodo che negli Stati Uniti venisse prodotto mais come se piovesse, hanno riempito il mercato di mais, e allora ad un certo punto fai Kellogg's e dopo un po' i cornflakes, se no dopo sembra che parliamo male della Kellogg's, fai i cornflakes, fai lo sciroppo, perché quando diciamo fruttosio in realtà è sciroppo di glucosio preso dal mais, quindi vedi sul pacchetto del fruttosio vediamo la frutta, ma sì. Il fruttosio commerciale è tutto estratto dal mais, fai insomma la pasta di mais, fai la polenta, ad un certo punto, siccome ce n'era ancora troppo, cosa facciamo? Diamolo da mangiare alle mucche. Peccato che le mucche siano erbivori, abbiano il rumine e quindi dovrebbero mangiare erba, non chicchi. Questo ha portato a un disfacimento totale dell'economia alimentare, ha portato a un sistema di schiavitù monetaria, ha portato tutto quello che vediamo che è l'impianto dell'impero romano, che è l'impero che ancora adesso pervade e che noi possiamo smontare solo nel momento in cui inseguiamo la nostra fortuna, intesa proprio anche come fatto. In questo si vede il legame fortissimo per gli antichi greci, cioè in Omero la cosa più forte di chiunque, più forte di Zeus, più forte di Achille, più forte della volontà stessa è il fato, quindi non si discute. E Goethe arriva a scrivere nel 1813: so che nulla m'appartiene fuor del pensiero che intatto vuol sgorgare dall'anima mia e di quell'attimo esatto che una benigna sorte mi concede di godere fino in fondo. Per gli antichi germani, per i vichinghi anche ancora, quindi in epoca più recente, le rune erano quel momento per cristallizzare un momento che serviva per ricordare, non per comunicare. Per ricordare, pensiamo a come si dice imparare a memoria in inglese, remember by heart,
quindi ricordare col cuore, esattamente come invece in italiano è ricordare, ridare giusto al cuore. In un giorno come questo tu hai organizzato il Ting durante il solstizio, nel periodo più importante di Iule, e secondo me l'augurio per tutti può essere proprio questo, quello di reimparare ad ascoltare anche solo se stessi, il proprio nome, la propria storia. A me piace sempre dire che le persone tristi credono a se stesse, cioè alle proprie paure, al proprio passato, alle proprie scuse, mentre le persone felici credono in se stesse. E così è finito. Accidenti. Mattia, grazie. Sì, grazie a te. Che apertura. grazie di aver parlato del ricordare, e sicuramente ricordare è un'azione, ricordare dal cuore, col cuore, quindi avere la memoria in questo giorno così speciale. Il dottor Hammer sicuramente ha ricordato, ecco, a lui piaceva ricordare, gli piaceva ricordare gli antichi germani, gli piaceva ricordare i suoi familiari. Ricordiamoci che dobbiamo a Dirk e al suo ricordo la nuova medicina germanica, la Germanische Heilkunde, quindi diciamo, seguendo il suo esempio, noi lo ricordiamo oggi. Sono felice che sia stato ricordato, onorato in questo modo, e sicuramente come Arminio, come Leonida, avrebbe meritato un'iscrizione runica notevole. Effettivamente sulla lapide che c'è sulla sua tomba c'è proprio la sua runa, c'è il crocus con il con la runa Mann. E quindi siamo arrivati all'ultima esposizione, che è la mia. Abbiate pazienza ancora un attimo, noi non abbiamo fatto neanche una pausa, quindi io mi immagino che siate stremati. Fate ancora questo sforzo, ultimo, poi andiamo a mangiare. E quindi tocca a me, con il modello educativo. Per chi non mi conoscesse, per chi si chiedesse, ma chi è quella lì che parla tanto oggi? Ovviamente sono Giovanna Conti, questo è il mio nome, che ci tengo a ricordare. Sono pianista, docente di musica. Nel 2010 sono stata nominata dal dottor Hammer insieme a due colleghi, Helmut Pilar, che oggi avrebbe dovuto essere con noi, sarà con noi nel prossimo Ting, ce lo ha promesso, e André Sixt, come docente e responsabile del Dipartimento di Musica dell'Università di Sandefjord per la nuova medicina germanica, l'arte e lo stile di vita naturali. E insieme al dottor Hammer sono titolare del scusate, marchio registrato Melodia Arcaica e Archaische Melodie. Io fino alla scomparsa del dottor Hammer ho avuto l'onore, il privilegio di godere della sua amicizia e della sua fiducia, che ogni giorno cerco di meritare. Se accenno a questi aspetti di amicizia, di fiducia, non è certo per vanto, quanto perché nella vita, nel successo del dottor Hammer, anche come scienziato, l'approccio umano sia verso la scienza appunto che verso i suoi pazienti e verso l'altro in generale è sempre stato di grande umanità. E quando dico grande umanità intendo un grande essere umano. Ogni volta che un paziente voleva sdebitarsi con lui per aver avuto salva la vita, e vi dico che è anche il mio caso, io gli ho sentito rispondere: ah, qui nessuno paga. La nuova medicina germanica, così allora si chiamava, la Germanische Heilkunde, deve essere a disposizione di tutti, deve essere gratuita, deve essere libera, germanica, per cui qui non paga nessuno, né un principe, né un clochard. Qui siamo
tutti semplicemente amici. Possiamo senza dubbio affermare che il dottor Hammer è stato il più grande amico dell'umanità e probabilmente, lo abbiamo già detto prima, il più grande amico dei suoi nemici, di quegli stessi detrattori che da quasi 40 anni ci stanno negando la possibilità di godere delle sue scoperte, tenendosele per sé, quindi applicandole per trarne essi soli gli indiscutibili vantaggi. Ancora prima che uno scienziato, il dottor Hammer era un erudito. E ancora prima di tutto questo, il dottor Hammer era un uomo generoso e onesto e a volte perfino ingenuo. E c'è questo aspetto anche in Tacito che definisce i germani ingenui. Certo, visti dal punto di vista dei re della malizia, che sono gli antichi romani. Ma lui era ingenuo di quell'ingenuità che permette di non avere veli davanti agli occhi quando si osservano le leggi della vita e della natura, né ai lui peli sulla lingua quando si tratta di riportare il risultato di queste osservazioni. Pertanto, a dispetto dei furbi detrattori del dottor Hammer, la sua incrollabile fiducia nell'umanità, il suo instancabile, enorme lavoro per l'umanità, la sua straordinaria resistenza a difesa dell'umanità, hanno portato il suo sistema intatto fino a noi. E tale intatto il suo sistema deve, e lo farà, giungere ai cuori e alle menti di chi avrà le qualità necessarie per portarlo avanti. Io non sono un medico, non sono un terapeuta, non sono uno scienziato, io sono una musicista e probabilmente è stato questo fatto che mi ha permesso di avere una posizione molto speciale accanto al dottor Hammer. E grazie a questa mia speciale posizione accanto a lui, io ho avuto l'opportunità di entrare in contatto con diversi gruppi, diverse persone in tutto il mondo che, diciamolo pure, difendono la Germanische Heilkunde con onore. Molti tra coloro, come ci ricorda Mattia, che maneggiano la nuova medicina germanica o Germanische Heilkunde, diciamo che sono mossi da istinti, se non addirittura da scopi che sono non in linea o addirittura contrari alla visione stessa del dottor Hammer e al suo sistema, ma altri, lo rimarco, ne incarnano davvero i presupposti con coraggio e con coerenza. Ed è su questo coraggio, su questa coerenza, che grazie a Dio l'umanità ha potuto e potrà contare affinché il sistema delle cinque leggi biologiche, con tutto quello che, come abbiamo sentito oggi, gli va dietro, possa prosperare nella sua integrità germanica. Allora è per questo che io vi invito fin d'ora a seguire sempre e soltanto quello che io chiamo il sigillo della germanica, che è appunto Germanische, perché molti furbi tendono sempre più a rimuovere germanico dal loro portare avanti, tra virgolette, solo le cinque leggi biologiche, no? Solo la medicina. No, in realtà il dottor Hammer ha messo germanico e poi ha tolto medicina e ci ha messo Heilkunde, perché i medici per lui erano squalificati. Dal 2010 la categoria medica per lui è totalmente squalificata, sembrava un pazzo, no? Come diceva Mattia prima, e oggi che cosa vediamo? Che hanno proprio spalancato le porte all'infuriare di questa follia. Allora, l'autenticità e quindi l'universalità del sistema delle cinque leggi biologiche della Germanische Heilkunde sono sintetizzate
proprio nella germanicità di cui oggi abbiamo parlato, di cui oggi abbiamo trattato in modo diffuso. E la germanicità è ciò con cui oggi noi rendiamo omaggio a questo Ting. Quindi io mi occuperò di proiettare un auspicabile futuro per l'Italia, per le popolazioni europee, con un modello educativo secondo la Germanische Heilkunde e fondato sulla melodia arcaica. Che cos'è la melodia arcaica? Brevissimamente, la melodia arcaica è un sistema elaborato nel corso di 7 entusiasmanti, straordinari anni di lavoro insieme, fianco a fianco, con il dottor Hammer. La melodia arcaica in realtà viene in seguito ad una prima ricerca che è andata sotto copyright come musica biologicamente sensata. Questa prima tappa, la musica biologicamente sensata, vede la comparazione tra la musica, la struttura musicale e le 5 leggi biologiche della nuova medicina germanica. Questa comparazione dimostra come le opere musicali classiche, ma non solo quelle classiche, imitino pedissequamente la struttura dei programmi speciali biologici e sensati della natura. Quindi, passando poi alla tappa successiva di questa nostra ricerca, il dottor Hammer ed io abbiamo dedotto, si può dire così, che ogni programma speciale biologico e sensato della natura produce una determinata melodia. Si parla di vibrazioni espresse dal complesso psiche-cervello-organo in base al tipo di programma in corso. Tali vibrazioni che sono suscitate dall'attivazione sincrona, lo sappiamo, no? E non solo sincrona, ma anche extraordinaria di psiche-cervello-organo, vanno da suoni che sono più o meno organizzati, più o meno complessi, più o meno raffinati, fino alla creazione di vere e proprie opere musicali a seconda del background naturalmente di chi contiene questi suoni. Quindi la musica arcaica, la melodia arcaica, scusate, interessa davvero tutti gli esseri viventi. Oggi vabbè, ci stiamo occupando degli esseri umani, forse sarebbe più interessante cominciare ad occuparsi di altre specie, ma qui siamo, insomma, e questo ci tocca. Scherzi a parte, ovviamente sarà più facile che a parità di attivazione di un determinato programma SBS, mettiamo ad esempio un conflitto dell'udito, non posso credere alle mie orecchie, no? Ad esempio un Beethoven esprima le vibrazioni della sua propria melodia arcaica, di preferenza con una sinfonia, no? Con una sonata, mentre d'altra parte, se prendiamo l'esempio di un maniscalco, questo esprimerà la sua melodia arcaica in una variazione magari del ritmo con cui martella sull'incudine. Mentre una persona che non abbia particolari competenze a livello manuale si limiterà probabilmente ad emettere una particolare serie di starnuti, gemiti, sussulti che traducono proprio in onde sonore l'andamento del suo programma speciale, biologico e sensato a livello proprio dei tessuti organici, cerebrali e ovviamente della psiche. Quello che importa, che accomuna tutte le esperienze di conflitto, cioè quello che accomuna Beethoven a un maniscalco, un tornitore, a una lavandaia, a un insegnante, sbizzarritevi, è senz'altro il fatto che i tessuti cerebrali organici e, come sempre, anche la psiche, interessati dall'attivazione e dallo sviluppo di un programma SBS, prevedono cambi di frequenza nel loro modo di vibrare, quindi di vivere e quindi di esistere. In qualche modo questi cambi devono essere espressi, per cui ci sarà chi si limita a starnutire più o meno fragorosamente, ad esempio durante un'epicrisi, chi per educazione si tratterrà rimanendo ingolfato
anche questo è un suono di melodia arcaica, chi fischietterà o magari abbozzerà suoni disarticolati tra loro, magari senza neanche farci caso, no? Senza neanche accorgersene. E poi ci sarà chi, ispirato sempre dalla melodia arcaica, da queste vibrazioni che salgono dai nostri tessuti, da questi cambi di frequenza, comporrà vere e proprie opere. Quindi sinfonie, melodrammi, canzoni, anche canzonette, anche i tormentoni dell'estate, sono già qualcosa di elaborato. Poi naturalmente ci sarà chi si limiterà ad interpretare le opere musicali, e qui parlo degli interpreti, quando ovviamente l'autore sia diverso poi dall'interprete, no? Infine ci sarà chi semplicemente fruirà della melodia arcaica elaborata da compositori e veicolata, diciamo così, da interpreti. E quindi qui c'è l'aspetto sociale, no? Che accomuna tutti. In questo caso, riconoscendo ciascuno il proprio programma in una particolare tonalità, in un particolare timbro, in una particolare sfumatura, in un determinato ritmo, scelti da un autore e riproposti da un interprete con un determinato brano, ci è possibile a tutti identificarci come ascoltatori e poi magari ripetere il tema di questo brano che abbiamo, appunto, di cui abbiamo fruito, magari canticchiandolo o anche semplicemente godendo dell'affinità vibratoria con il programma dell'autore, che dall'autore è espresso, è messo fuori. Se c'è qualcosa che comprime è meglio esprimerlo, perché sennò è facile che ci si ammali. E allora questa sorta di sistema proprio di trasmissione delle vibrazioni sarebbe, secondo quanto emerso dalla ricerca sulla melodia arcaica, il principio della cosiddetta musicoterapia, che altro non è, o meglio, altro non dovrebbe essere, se non il poter liberamente esprimere, cogliere ed assecondare, e viceversa, secondare, accogliere e finalmente esprimere quelle vibrazioni prodotte dall'attivazione dei programmi speciali biologici e sensati della natura, che contengono in sé la funzione di autoguarigione. Qui apro una parentesi per dire che in una tale libertà di espressione risiede il concetto germanico di libertà, che prevede da parte del cosiddetto paziente, e lo abbiamo ripetuto qui in tutti i modelli, mi sembra, la assoluta autonomia nel manifestare, utilizzare le proprietà benefiche delle sue stesse risorse, in questo caso delle sue stesse vibrazioni, delle sue melodie arcaiche. Come ci insegna la grande rivoluzione luterana, e non a caso dopo Arminio il popolo germanico ha dato un Lutero e poi un Amer, l'essere vivente non ha bisogno di alcun intermediario per mettersi in contatto con la propria divinità, o se vogliamo chiamiamolo principio creatore, e qui chiudo la parentesi. Tornando invece alla funzione di autoguarigione dei programmi SBS, che è espressa nella melodia arcaica, ad esempio io stessa in un determinato periodo della mia vita, in pieno conflitto di perdita per la scomparsa improvvisa del mio adorato maestro, pianista, ingegnere e teologo, il professor Americo Pasquale Caramuta, guarda caso anche lui di formazione luterana, io stessa non facevo che ascoltare e riascoltare un brano che è precisamente l'Allegretto di Beethoven, alla cui origine sembra appunto trovarsi un conflitto di perdita, quindi io risuonavo con questo. L'abilità di Beethoven è stata così incredibile nel muovere gli strumenti dell'orchestra, proprio come se fossero le cellule, addirittura i simbionti
dei tessuti coinvolti nel suo programma di perdita, appunto la sua abilità è stata così grandiosa che io ogni volta che finivo di ascoltare questo pezzo mi sentivo risanata. Piangevo e ancora piangevo, e nello stesso tempo ritrovavo pace ogni volta che il disco arrivava alla fine, che il pezzo era finito e che quindi ritrovavo l'eutonia. Comunque, che si tratti di opere più o meno raffinate, nel processo di identificazione attraverso le melodie arcaiche e quindi nella risonanza con le vibrazioni che queste producono, lo scopo è sempre quello di aiutare il complesso psiche, cervello, organo a raggiungere una nuova, riconquistata, ritrovata eutonia, nel rispetto della funzione intrinseca ai programmi SBS, che è quella dell'autoguarigione in un'ottica evolutiva. Quindi ora, posto che l'ispirazione musicale proviene dalla necessità di accompagnare le differenti fasi dei programmi SBS che presiedono all'evoluzione della specie, passando per l'evoluzione di ciascun individuo, capiamo immediatamente la portata del danno arrecato all'individuo e alla specie da una struttura sociale in cui non è possibile esprimere le proprie vibrazioni di autoguarigione, in cui non è possibile fruire del loro stesso potenziale benefico. Quindi una tale nuova prospettiva sulla musica fa emergere un aspetto fondamentale per la salute e la vita degli esseri viventi a livello sia individuale che sociale. Non fosse altro che per la semplice regola di individuo sano in una società sana, dove, riprendo quello che ha detto Marianna, l'insieme, diciamo l'intero, dà più della somma delle parti. Allora, chi ha fatto esperienza di una società ancora sana, e parlo di non tanto tempo fa, ricorderà che queste vibrazioni di guarigione erano palpabili. Io da bambina sono cresciuta a Parma e venivo spesso in montagna. Nel viaggio da Parma a qui, mio padre mi ha insegnato a cantare e a fischiettare. In realtà non è che me l'abbia insegnato, io lo imitavo e quindi imitandolo l'ho imparato. Lui mi diceva che l'aveva imparato a sua volta dagli uccelli, di cui era davvero ed è sempre stato un grande difensore a suo modo, perché mia nonna aveva i gatti e aia, ed era disperata perché vedeva sparire un gatto ogni volta che spariva un uccello mio papà. Quindi diciamo che si autoproclamava, ecco, così, separatore del grano dalla paglia. Comunque io sono nata e cresciuta per lo più in città, a Parma, parlo dei tempi in cui Parma, città della musica, meritava questo nome, perché c'era ancora un senso legato alla tradizione musicale spontanea, piuttosto che alla rete dei teatri creata ad hoc per fagocitare i finanziamenti dell'Unione Europea, no? E qui ricordo, a Parma appunto, che io restavo incantata dai passanti che fischiettavano o canticchiavano. Da, diciamo così, persona sensibile alla musica, io proprio mi accorgevo, io riconoscevo che quel semplice passaggio di persone, per lo più anziani, magari in bicicletta, mi metteva, e quindi giorno dopo giorno mi manteneva di buon umore. Immagino fosse così per tutto il vicinato, anche se magari non tutti potevano cogliere questo aspetto. Allora, spesso si trattava di motivetti tratti da canzoni popolari. E la Gigia senta il canello, no, che a Parma senta spesso, ma spesso erano anche arie di Verdi.
Verdi è un gran motivo di vanto, no, per i parmigiani, però non si può certo dire che fu profeta in patria, ecco, chissà perché, si recupera sempre dopo, per ragioni di interessi, le grandezze, insomma, dei personaggi, no? Comunque, quella salutare, spontanea tradizione del canto fischiettio, quindi di espressione delle melodie arcaiche, io ho potuto apprezzarla ovviamente per più lungo tempo qui nel paese delle mie origini, dal momento che la cosiddetta civilizzazione ha fatto più fatica ad arrivare, grazie a Dio, rispetto alla città. Quindi mi ricordo degli anziani che passando o lavorando nei campi o magari semplicemente sistemando i loro attrezzi, per non parlare poi dei ritrovi degli uomini nell'osteria o dei canti in coro dove le donne facevano da controcanto, era bellissimo, insomma, dove tutte queste persone rilasciavano meravigliose, armoniose, benefiche vibrazioni. Ogni volta che li sentivo cantare o fischiettare, io restavo davvero letteralmente incantata, perché venivo trasportata in una dimensione felice, felix icis. Io venivo etimologicamente nutrita da queste vibrazioni leggere, sottili e quindi decisamente positive. E mi è rimasta l'abitudine di fischiettare, anche di canticchiare, però devo dire che quando vado per strada vengo guardata un po' come se fossi un'aliena. Magari molti pensano che fischiettando io possa rilasciare degli umori che contengono virus letali, ecco, quindi magari guardano male. Poi magari invece c'è anche qualcuno che apprezza. Comunque, nella maggior parte dei casi, questa che è stata fino a pochi decenni fa una tradizione di cui andare orgogliosi, oggi è vista come un'onta. Pare che si debba fare domande in carta bollata, si diceva una volta, per poter aprire la bocca. E quindi il canto, come le altre cose così importante per i germani, deve finire nel buco nero dell'istituzionalizzazione, dove si decide chi, quando e a che condizioni può cantare, fischiettare o ascoltare qualcun altro cantare o fischiettare. Cioè, prima bisogna esibire un lasciapassare, bisogna passare alla dogana delle segreterie, dei teatri, o degli stadi, o comunque dei luoghi in cui è permesso aprire la bocca ed emettere frequenze. Siamo molto lontani ancora qui, naturalmente, dalla vita secondo le leggi di natura. Detto questo, devo dirvi che io quindi faccio molta, molta fatica ad accettare di vivere in una società muta. La gente in giro per le strade porta la mascherina, al massimo parla al telefono, in questo momento poi quasi non esce di casa, per non rischiare di trasmettersi un bel niente. Ma io mi chiedo perché si sia dato per buono che si trasmette solo la malattia e mai la salute, come diceva Emanuele prima, solo male. Io non voglio, non riesco neanche ad immaginare una società come quella che si sta tentando di configurare nel nostro paese, in cui non si può godere liberamente di un'esibizione dal vivo, a meno che non si sia prima spenta la propria capacità vibrazionale con un siero o con una prova orofaringea. Io poi vorrei sapere chi è che ha voglia di andare a condividere delle vibrazioni sottili, quelle della musica, no, di un concerto dal vivo, dopo essersi fatto trapanare il naso. Perché noi sappiamo scientificamente, grazie alla prospettiva filo e ontogenetica fornitaci dal dottor Hammer, che il nostro DNA porta la memoria della déchirure, pertanto le mucose, e ce lo confermerà Emanuele, che rivestono gli organi genitali e la cavità boccale nasale, mantengono l'innervazione dell'anello d'acqua e quindi i rivestimenti di queste cavità seguono lo schema della sensibilità orofaringoanale, per cui fare tamponi orofaringei ogni 2 giorni significa percepire a livello di sensibilità, di innervazione,
un'ispezione anale o vaginale ogni 2 giorni. Detto questo, effettivamente non riesco ad immaginare un tale tipo di società. E non mi piace neanche immaginare di ritornare ad un modello di società come quella che abbiamo avuto tra la fine degli anni 80 e il 2019, diciamo così, dove comunque funzionavano già a pieno regime i programmi di inoculazione e somministrazione di sostanze inibitorie che alterano la naturale e salutare capacità di risposta vibrazionale. Non posso neanche più immaginare una società in cui venga impedita la manifestazione delle vibrazioni di autoguarigione, come lo starnuto, il colpo di tosse, no? Perché segnali di una possibile malattia contagiosa. Pensiamo anche agli antibiotici prescritti per un non nulla sulla base dell'ormai dimostrato falso assunto pastoriano. Pensiamo alla morfina elargita con leggerezza, come questa inibisca la possibilità di esprimere gemiti, lamenti, grida, a volte magari anche strazianti, ma assolutamente naturali nel momento in cui un dolore si intensifichi e quindi nel momento in cui una melodia arcaica, per poter funzionare, ha bisogno di esprimersi più intensamente, proprio come apice di un programma SBS che ci fa evolvere per renderci più forti, più capaci di dialogare con la natura, anche proprio nei momenti in cui questa ci sottopone alle dure prove dell'evoluzione. Io non voglio fare la dura, non la sono, non sono certo quella che rifiuta un analgesico o un simpatico tonico quando questo non interferisca troppo con l'andamento del programma SBS in corso, ma come sempre, come il buon senso vuole, come il buon senso ricordatoci dal dottor Hammer, se si ricorda un rimedio, perché di questo si parla, come ci ricordava la dottoressa Ilari, se si ricorda ad un supporto, è una questione di quando, quanto e soprattutto, come ci ricordava Mattia, perché. Quindi, conoscendo finalmente l'eziologia non solo della malattia, ma a questo punto anche della musica, se dessimo per buona la definizione di maligno per i processi sensati della natura, dovremmo anche considerare maligna la settima, la nona, la quinta sinfonia di Beethoven e con queste tutta la musica, compresi i suoi capolavori. Allora io mi chiedo come si possa non tener conto in fase di costruzione di una nuova società, che è quello che noi stiamo proiettando, come non si possa tener conto di nuove importanti scoperte come la germanische Heilkunde, in seguito a questa, della melodia arcaica, soprattutto quando tutto questo sarà finito e i sintomi del programma, che auspicabilmente si risolverà, avranno bisogno di supporto e quindi avranno bisogno anche di questa melodia arcaica, soprattutto avranno bisogno che questa melodia arcaica si possa esprimere per aiutare a ridurli o ad accompagnarli verso l'eutonia. E allora, sapendo che la cosiddetta malattia è la manifestazione di una fase del programma SBS che si attiva con uno shock biologico e che sulla base di tale shock si avvia il funzionale sviluppo di un conflitto, diventa a maggior ragione un toccasana fischiettare, cantare, gridare magari in mezzo al bosco, in mezzo al mare, farsi un bagno, esprimendo proprio la nostra soddisfazione con delle frequenze che sono dei suoni, risolvendo così o aiutando ad accompagnare la soluzione della maggior parte dei nostri conflitti, che sono tradotti in suoni, vibrazioni speciali, biologiche e sensate. Perché il suono, una volta che è emesso, messo fuori, viene reimmesso nell'universo, creando comunicazione, generando domande e risposte, avviando quel dialogo a cui l'universo mai si sottrae per garantire la nostra sopravvivenza nel 98% dei casi, come ci dimostra il dottor Hammer. Mi viene in mente che una voce eminente della Germanica
André Sixt, che è uno dei tre professori nominati dal dottor Hammer, ci diceva: guardate che a volte per salvare la vita ad un paziente, nel suo caso, o ad un amico, è sufficiente se lo si vede magari pallido in viso, se lo si vede stressato, se dandogli la mano, potendogliela dare, no? E si sente che è fredda, dirgli andiamo a prendere un caffè, andiamo al bar e ascoltare qual è il suo problema. La stessa cosa vale per la musica. Magari siamo stressati, magari stiamo male, magari, non lo so, abbiamo la testa, come si dice, in frantumi. Andiamo a sentire qualcuno che suona. Come per magia abbiamo risolto il nostro conflitto. Che se non avesse quel boom, quello spillo che buca la bolla, continuerebbe a crescere, 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 fino poi, nel momento in cui funzionalmente si risolva, a dare sintomi che poi potrebbero preoccupare, no? Ecco, oggi non ci si può mica sedere al tavolo di un bar se non si è inoculati, no? Quindi tutta quella gamma di possibilità di risolvere dei conflitti attraverso semplicemente la condivisione umana, no? Viene meno. La stessa cosa non si può fare per andare, cioè, allo stesso modo, diciamo, non si può andare a sentire un concerto. Io voglio dire questo: il mio maestro Caramuta era definito da eminenti critici statunitensi il pianista dal suono spirituale, perché molte persone, molte volte, diciamo, dopo aver assistito a un suo recital, uscivano dalla sala guarite. Cioè, ma tipo uno zoppo andava dritto, uno che aveva il raffreddore non starnutiva più. E voglio raccontarvi anche questa cosa invece che riguarda me. Il complimento più bello, uno dei complimenti più belli che io ho ricevuto, è stato a Torino, quando io provavo per un concorso pianistico. Quindi mi ricordo che dovevo ancora fare l'esame del decimo anno, quindi prendevo tutte le occasioni per andare a suonare, a provare il repertorio. Era un concorso internazionale, quindi in un bel teatro si poteva provare la sala, quindi potevo provare il pianoforte. Niente, vado a provare questo pianoforte, suonavo la sonata 111 di Beethoven. Provo, sbaglio, non dico le note che non ho sbagliato, ma poi anche in esecuzione. Infatti quella volta non mi sono neanche piazzata, ma vabbè, però io suonavo con un gusto, mi ricordo, mi piaceva proprio suonare, la sentivo, la musica che stavo suonando. Beh, scendo dal palco, non c'era assolutamente nessuno, o almeno io ero convinta che non ci fosse nessuno. Dietro la tenda c'era un uomo che si avvicina timidamente e mi fa: signorina, scusi, sono l'usciere, posso darle la mano? Grazie, perché io mi sono sentito guarito ad ascoltare Beethoven, quell'usciere che sapeva si trattava del secondo movimento di Beethoven. Allora, io vedo nel futuro dell'Europa, e intendo degli individui e dei popoli europei, un consorzio di uomini capaci di educarsi al dialogo con il cosmo, al dialogo con altri esseri umani, a partire dalla conoscenza delle leggi di natura, in cui sono ricomprese le leggi umane, cosicché possiamo tornare a parlare la nostra lingua, che è quella biologica, dove biologico, l'abbiamo detto diverse volte, significa orientato alla vita. Una tale società, è inutile dirlo, sarebbe sana. Le cosiddette malattie croniche non esisterebbero, così come non esistono i malati cronici nelle società primitive. Ci siamo mai chiesti il perché? La garanzia di sopravvivenza di un popolo sta nella sua capacità di evolversi per il meglio e con il meglio.
E quindi, da musicista ed educatrice, orgogliosamente contagiata dalla scienza della Germanische Heilkunde, personalmente io vedo questo meglio, questo optimum, nella nostra capacità di risposta all'ambiente e agli altri, in cui i principi della melodia arcaica tornino ad essere integrati nella società, a partire dal sistema educazione, che dovrebbe insegnare, potenziare, preservare tale capacità di risposta. Ovviamente non sto dicendo di tornare ad una società primitiva, per quanto ideale. Resto piuttosto fedele al principio di continuità storica, un principio seguito con successo dalle più rigogliose scuole musicali. È un principio che ci insegna ad evolvere sulla base della conoscenza e non certo della negazione delle strutture che noi recchiamo dal passato, ma anzi ci insegna ad integrarle, arricchirle, rinnovarle con l'espressione delle nuove esigenze che maturano insieme alle nuove condizioni di vita. Allora, un dato di fatto che nel corso di almeno 2 millenni di cosiddetti rimedi, cure, terapie, tentativi, no, contro questa o quella malattia, insomma, abbiamo imparato più o meno che cosa può funzionare e che cosa no. L'abbiamo imparato finalmente con la cesura della nuova medicina germanica, della Germanische Heilkunde. Abbiamo imparato, e non è tutto da buttare via, è solo da rivoltare. Quindi, in sostanza, se vogliamo essere coerenti, al centro dello sviluppo di una società biologicamente sana deve esserci l'orientamento alla vita, e va da sé che anche l'educazione, che sia scolastica o familiare, soprattutto questa, deve tendere a garantire questo orientamento. Quindi io immagino e proietto una scuola in senso lato, dove si insegna a riconoscere le 5 leggi biologiche della natura nell'esperienza quotidiana, dove si studiano le divine proporzioni che sono proprie dell'arte, dei programmi SBS, ce lo dimostra la melodia arcaica, e di tutto il creato. Una scuola dove si apprende a rispettare le differenti frequenze di vibrazioni che sono la vera ricchezza di una qualsiasi società che voglia dirsi sana. Allora, questo è il mio auspicio per il futuro degli individui e dei popoli umani, e rimarco umani, che sono quegli esseri intelligenti, viventi, senzienti, umili abbastanza per riconoscere e rispettare prima di tutto le leggi di madre natura, che non ci tradisce mai. Io ho finito, ringrazio tutti per la vostra partecipazione, per me è stata una giornata bellissima. Io adesso non so se volete dire qualcosa, siete a briglie sciolte. Oh, è suonato il gong. Vibrazioni terapeutiche. Grazie a tutti. Adesso mi rivolgo ai connessi da remoto. Emanuele, grazie. Ovviamente Maria Teresa, muchas gracias. Si quieres decirnos algo, te escuchamos y en un rato nos decimos hasta luego. No, agradecerte de nuevo esta invitación, poder participar, pues no he entendido mucho el idioma, qué lástima, pero estoy a la espera de que tú hagas algún resumen o alguna traducción para, y tu permiso para divulgarlo. Por supuesto, ¿sí? Gracias, María Teresa. Y que todo vaya muy bien por la tarde en la ceremonia. Sí, gracias. Bueno, chao. Bendiciones. Bendiciones, chao. Ciao. Ciao, allora ci disconnettiamo. Ciao Emanuele. Ciao.